cui forse dobbiamo dare l'audio. Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova giornata della Summer School. Io sono appunto Alice Damiani, faccio parte dell'associazione Tipsina e oggi appunto, come si diceva, avrò il ruolo di coordinare questa prima mattinata. Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di arricchire il nostro sguardo critico rispetto a quello che è il pensiero dominante e quindi ai risvolti che ha nei temi della salute mentale e della salute delle persone che utilizzano droghe. La sessione di oggi invece sarà molto ricca e piena di interventi che avranno lo scopo di mettere in dialogo quelli che sono i due approcci alternativi a quello mainstream, sempre nelle aree di discussione di questa Summer School. Si parlerà in particolar modo quindi di riduzione del danno e di recovery. Abbiamo vari relatori, inizialmente avranno tutti quanti una ventina di minuti per esporre appunto la loro riflessione e ci sarà spazio poi per le domande. Quindi come prima relatrice abbiamo Susanna Ronconi, che tutti un po' conosciamo, comunque è ricercatrice e presidente del comitato scientifico di Forum Droghe, che quindi ci parlerà di riduzione del danno. Quindi passerei direttamente la parola a lei. Grazie Alice, ti chiedo, siccome io poi perdo i tempi, quando sta per scadere il mio tempo, ti chiedo di segnalarmelo così. Certo. Mi do una regolata, cerco di condividere il mio schermo perché ho fatto alcune slide per, come dire, per aiutarmi e aiutarvi nel seguire il discorso. Si vede? Sì? Sì, si vede. Allora, mettiamo in modalità presentazione. Ecco qua. Allora, come diceva Alice, oggi è la giornata propositiva, diciamo, no? Perché rispetto a tutte le criticità che abbiamo tematizzato ieri, oggi scopriamo, ed è una bella notizia, che abbiamo delle alternative agli approcci dominanti e abbiamo delle alternative alle criticità di cui ieri abbiamo discusso. Nell'ambito delle politiche sulle droghe, la strategia alternativa che peraltro stiamo verificando da ormai alcuni decenni è la riduzione del danno. Io in questo mio intervento vorrei come dire, cercare di non dire cose ovvie, spero di dirne poche, e soprattutto vorrei cercare di presentare quella che è la prospettiva strategica della riduzione del danno, perché noi sappiamo in Italia soprattutto, ma posso assicurarvi avendo uno sguardo europeo, non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, noi abbiamo la difficoltà a promuovere la riduzione del danno come una svolta di paradigma, come una politica e non solo come un insieme di interventi. Allora io vorrei ripercorrere un po' questa storia per ragionare insieme su come invece la riduzione del danno sia una prospettiva strategica e, come dire, ci indichi la possibilità di governare il fenomeno del consumo di droghe, particolarmente di droghe illegali, con una modalità, con delle modalità che sfuggano alle trappole sia della criminalizzazione che della patologizzazione. Quindi ne parlerò in questo senso, rifacendo anche un po' di storia. Allora, non c'è dubbio che la riduzione del danno ha delle sue date di nascita e che una forte spinta alla sua nascita sia stata data certamente dalla crisi dell'AIDS. Ricordiamo negli anni 80 l'esplosione dell'AIDS, ricordiamo che all'epoca non esistevano trattamenti efficaci e ricordiamo come tra i consumatori di sostanze illegali, in particolare tra i consumatori per via iniettiva,
in quel periodo avevamo un numero di morti veramente incredibile, e quindi l'AIDS si è prospettata come una vera e propria crisi sotto questo profilo. Quindi indubbiamente c'è una data di nascita della riduzione del danno che ha a che fare con un problema sanitario e con un problema di salute. Quello che ci tengo a dire però è che fin da subito, infatti vedrete in queste mie slide ci sono delle citazioni dell'inizio degli anni 90, no? Fin da subito la riduzione del danno si è proposta non solo come un intervento di tipo sanitario per contenere una pandemia, un'epidemia, ma si è proposta con uno sguardo che io a me piace chiamare di vero sovvertimento del paradigma sulle droghe. Perché cosa è successo all'epoca? È successo che sono state riscritte le gerarchie degli obiettivi delle politiche sulle droghe. Ricordo, lo sappiamo credo un po' tutti, il primo documento istituzionale che ha riscritto questa gerarchia di obiettivi è quello del Merseyside, cioè della regione di Liverpool, in cui le autorità della regione hanno sancito che in quel momento la priorità non era mirare a una politica dell'astinenza, ma era prendersi cura della salute di chi attivamente usava droghe. Questo ha cambiato lo sguardo, ha cambiato non solo gli obiettivi. Perché guardate, all'epoca, siamo a metà degli anni Ottanta, dire che la politica sulle droghe non doveva privilegiare, l'astinenza era una vera e propria rivoluzione, non era una banalità o solo una scelta tecnica, no? Voleva dire rivoluzionare tutto l'impianto delle politiche, e questo fin da subito è stata la natura, no? Proprio la cifra della riduzione del danno, che ha portato con sé, oppure che aveva delle premesse, in un cambiamento di sguardo su droghe e su persone che usano le droghe, includendo al proprio interno una cosa, un aspetto che è diventato poi sempre più strategico, che è la critica al farmacocentrismo, cioè la critica al fatto che le droghe di per sé, per quelle che erano le loro proprietà, non fossero sostanzialmente controllabili. Quindi tutto il pensiero mainstream dell'epoca, e purtroppo in parte anche odierno, non faceva che espellere i soggetti da questo discorso e renderli perennemente sotto l'influenza delle droghe e incapaci di esercitare controllo sulle droghe. Questa rivoluzione nella gerarchia degli obiettivi delle politiche sulle droghe mette in radicale crisi anche questo sguardo, quindi non solo gli obiettivi, ma anche al modo in cui si guardava in quel momento alle droghe da un lato e ai consumatori dall'altro. La portata che io definisco strategica e che è quello su cui dovremmo, secondo me, fortemente, maggiormente lavorare, è quella che da quel momento si è andati oltre la preoccupazione sulla prevalenza del consumo e si è spostato lo sguardo sui modelli di uso, cioè ha cominciato a diventare meno importante il numero di persone che usavano droghe illegali e molto più importante il tipo, di modelli, come queste droghe venivano, utilizzate. Che modello d'uso veniva adottato? Vi ho riportato qui a fianco un'affermazione di Russell Newcomb dei primi anni 90, in cui dice: la riduzione del danno si sta proponendo, quindi siamo ai primi anni 90, si sta proponendo come la principale politica in materia di droga, alternativa a quella centrata sull'astinenza, che al contrario della riduzione del danno privilegia la diminuzione della diffusione dell'incidenza del consumo di droghe. Quindi vedete che il salto proprio di prospettiva, e io lo chiamo paradigmatico, è importante, è strategico. Quindi si nasce su una crisi sanitaria, ma si nasce già con un approccio di politiche sulle droghe alternativo. E questo apre il ventaglio degli obiettivi legittimi. Cioè non è più solo legittimo l'obiettivo di mirare all'astinenza,
ma diventano legittimi gli obiettivi della qualità della salute e della vita delle persone che attivamente consumano. Il secondo aspetto politico che velocemente vi voglio accennare è quello relativo al governo del fenomeno nelle città. La riduzione del danno nasce nelle grandi città europee, non nasce dagli stati e dalle leggi sulle droghe, e si pone da subito come un modo per governare i problemi che allora nelle città potevano derivare dai consumi di droga illegali, soprattutto da quelli a scena aperta, diciamo. Cos'è interessante? E qui non vi leggo la citazione, ma è dalla nota conferenza delle città di Francoforte del 1990. La cosa secondo me più interessante è questa accezione di politiche building bridges, cioè di politiche che vogliono costruire ponti nelle città. Ma ponti tra chi? Ponti evidentemente tra le persone che consumano droghe e la città e il resto dei cittadini. E su questo la riduzione del danno parte dalla considerazione del fatto che l'approccio di tolleranza zero, quindi l'approccio dominante delle politiche, ha rotto la coesione sociale nelle città. Guardate, questo è molto importante, cioè l'aver deciso che un certo comportamento umano, consumare sostanze psicoattive, doveva cadere sotto i colpi del codice penale, ha creato delle fratture nel corpo sociale, inventando, queste fratture tra chi usa e chi non usa, no? Facendo diventare chi usa deviante. Minoranza deviante rispetto alla maggioranza dei cittadini e così via. Allora, come vedete, c'è già una grandissima consapevolezza politica di come questa frattura della coesione sociale sia da imputare a politiche sbagliate e di come la riduzione del danno possa avere questo potere di ricucire questa frattura. Quindi, vedete una portata strategica da subito. Molto importante. Il secondo aspetto è che con la riduzione del danno entrano in scena i soggetti, entrano in scena i protagonisti. C'è questa affermazione che chi mi conosce ha sentito da me 2000 volte, questa citazione da Bunning, che dice, la limitazione del danno, pur coinvolgendo tutto il sistema dei servizi, affida un ruolo più modesto ai servizi di cura, mentre confida maggiormente nei processi di autoregolazione e autodeterminazione dei consumatori. Allora, la soggettività, la competenza di chi consuma diventa una base strategica per governare il fenomeno dei consumi. Questi sono gli attori che possono sostenere la convivenza della nostra società con i consumi di droghe in maniera sostenibile. Sono le persone che usano che possono fare questo prima e in maniera molto più potente dei sistemi delle politiche. Allora qui la riduzione del danno fa da sponda potente alla riscoperta di queste saperi e di queste competenze sociali dei consumatori. Non mi soffermo su questo, non ho tempo, ma qui si apre tutta la stagione del peer support, no? Quindi della capacità di creare delle reti solidali di valorizzazione delle competenze dei consumatori. Si apre tutta la stagione della rivendicazione dei diritti. Perché naturalmente questo protagonismo si scontra con la stigmatizzazione e col paradosso, questo la riduzione del danno l'ha detto molto bene, che la stigmatizzazione è nemica dell'attivazione di queste competenze e di questo protagonismo. E quindi la lotta allo stigma diventa una parte importante di queste politiche. E si apre tutto il ragionamento che abbiamo tutti sviluppato molto, soprattutto in questi ultimo decennio,
sul tema del consumo controllato e dell'autoregolazione, cioè sul fatto, avendo scoperto che i consumatori non sono dominati dalla chimica delle sostanze, ma possono esercitarvi un controllo e una regolazione, questa loro, capacità viene messa al centro e si comincia a parlare anche di un uso funzionale delle droghe, oltre la demonizzazione, cioè le droghe possono creare problemi, hanno in sé rischi e danni potenziali, ma le droghe hanno anche dei benefici, cioè vengono usate per delle ragioni, aspettandosi degli effetti desiderati. C'è una ricerca dei soggetti su questo e questo è stato lo scandalo della riduzione del danno, no? Pronunciare questa parola, uso funzionale e benefici delle droghe. Però è uno scandalo, culturalmente, direi, molto significativo e molto importante. Non riesco ad andare avanti. Ecco. Ultimo e terzo fattore che voglio sottolinearvi è che il contesto, il setting, diventa protagonista. Vedete qui l'immagine di Norma Zimmer. Zimmer è stato importante nel suggerirci la lettura droga, set e setting, e Zimmer ha sempre denunciato che il setting dalle politiche mainstream era lasciato in ombra. E invece la riduzione del danno, il setting ce lo fa riscoprire. Perché? Perché ci dice che i contesti in cui le droghe vengono consumate possono essere contesti che massimizzano il danno oppure lo minimizzano. E questo fa la differenza e su questo ci sono le responsabilità delle politiche. Non solo, ma la riduzione del danno non lascia da parte il tema scottante della criminalizzazione, ma lo fa suo, perché la riduzione del danno sa che di criminalizzazione si deve occupare e che deve, come dire, ridurne l'impatto. Quindi, anche in qui c'è la valenza politica della riduzione del danno, che non è un insieme di buone tecniche. Nel momento in cui si pone questa domanda. E vedete qui una citazione di Patoar, sempre dei primi anni 90, che dice: dato che il primo e più ovvio danno correlato al consumo di alcune droghe è la criminalizzazione, la strategia di riduzione del danno pone una domanda, no? Che è una domanda fondamentale. Le leggi vengono varate per contenere i danni causati dal consumo? Oppure semplicemente per esprimere un sistema di valori dominanti? Per noi la domanda è retorica e noi sappiamo la risposta, ma questo è importante perché la riduzione del danno come dire, non finge di poter intervenire tralasciando questo fattore fondamentale del contesto che è la criminalizzazione di chi consuma. Ultimo aspetto. L'importanza del contesto sociale come contesto di apprendimento sociale e come contesto di creazione di culture. Creare una cultura sulle droghe, su ogni droga o sulle droghe, significa dotarsi di una serie di, Zimmer le chiama norme, rituali, cioè di controlli sociali informali, che aiutano i consumatori a consumare in maniera sostenibile. Il parallelo è ovvio, è con l'alcol, no? L'alcol nei paesi mediterranei, soprattutto dove è tradizionalmente sostanza, ma anche cibo, e che è accompagnato da una cultura che aiuta tutti nella propria quotidianità a usare in maniera compatibile. Quindi la riduzione del danno porta il contesto a diventare protagonista e in questo ci dà un'ulteriore prospettiva. Chiudo allora dicendo che un rischio grande che noi corriamo è di medicalizzare la riduzione del danno, costringendola nell'ambito stretto solo degli interventi sanitari.
che sono importanti, tutti noi li abbiamo inventati, creati, implementati e li difendiamo e li portiamo avanti. Ma dobbiamo stare attenti a non perdere quell'aspetto di politica e quell'aspetto paradigmatico che è il più promettente dell'approccio di riduzione del danno per il futuro, no? A meno che noi non crediamo che il futuro sia quello che fino a oggi l'ONU ci ha indicato, un mondo senza droghe. Siccome noi sappiamo che ciò è ridicolo, allora noi, la nostra alternativa è un mondo in cui il consumo di droghe sia sostenibile. È per questo che ci rivolgiamo alla riduzione del danno come prospettiva strategica, per andare sempre di più verso un governo sociale di questo fenomeno e sempre meno verso un governo penale e patologico, di cui peraltro abbiamo anche già visto i fallimenti ampiamente. Quindi l'orizzonte è quello di convivere con le droghe in maniera sostenibile, valorizzando le soggettività, le competenze e la produzione di culture sociali diffuse. Chiudo con questa bella immagine di Carl Hart, che è sempre un piacere vedere, peraltro, e con una, lui nel suo ultimo libro, se voi l'avete letto, che si chiama Drug Use for Grown-Ups, cioè finalmente il consumo di droghe per adulti, no? Dove in questo concetto di adulti c'è tutto quello che abbiamo detto fino adesso, le competenze, il controllo, l'autoregolazione, si chiede, Carl Hart, se non sia ora di passare dalla definizione di riduzione del danno a quello che lui in maniera evocativa chiama salute e felicità. Cioè lui ci dice, molti di noi che su questo stanno lavorando sono d'accordo su questo, se non sia giunta l'ora di enfatizzare il valore proattivo della riduzione del danno. Una riduzione del danno matura che passi dal prevenire rischi e danni al promuovere un consumo sostenibile. Non sono due cose separate, c'è un continuum tra le due cose, però strategicamente io credo che stare in salute e essere felici, come dice Carl Hart, sia il vero orizzonte strategico della riduzione del danno. Grazie. Grazie mille Susanna per questo tuo intervento. È stato molto ricco di spunti e sicuramente molto chiaro. Invito, come dicevo, i partecipanti, se hanno già qualche domanda la possono scrivere in chat per non perdersela e dopo ci sarà tempo per rispondere. Quindi dalla riduzione del danno, quindi a questo pensiero diverso per chi utilizza sostanze, passiamo ora con Ugo Zamburro, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Torino e soprattutto anche promotore del Caffè Basaglia di Torino, a parlare invece di recovery per quanto riguarda quindi la salute mentale. Bene, mi sentite? Sì, sì, prego. Perfetto, allora buongiorno a tutti. Prima mi viene da dire, quando Susanna stava parlando dell'ONU che dice che un mondo senza droghe è l'ideale, stavo giusto pensando all'Afghanistan, dove da 8.000 ettari sono passati a 23.000 per l'uso, per la coltivazione dell'oppio. Comunque va bene. C'ho la maglietta qua per ricordarmi che io sono un partigiano e odio gli indifferenti, e quindi questo mio intervento sarà su quella linea passionale, anche perché parlando di psichiatria non stiamo parlando di una scienza, stiamo parlando di ben altra cosa. La parola recovery è una parola inglese con un'accezione molto vasta, tant'è vero che è difficile. Scusami se ti interrompo, ti chiedo se puoi, siccome c'è la traduzione simultanea, se puoi parlare un po' più piano, che così certo, diciamo più facile. Grazie. Grazie, sì, chiedo scusa. Allora, la parola recovery è un termine inglese che significa guarigione, ma in un'accezione anche più ampia, più vasta, che possiamo tradurre anche con qualcosa che significa recupero, ristabilirsi. E è una parola che
è molto importante nel campo della salute mentale odierna, perché apre un nuovo paradigma che ha a che fare con un cambio culturale che è necessario. Mi spiego meglio. Come tutte le parole importanti, recovery, quindi guarigione, può significare tante cose. Il sistema, chiamiamolo così, usa il termine recovery nel senso proprio della guarigione clinica e quindi la remissione dei sintomi, il miglioramento del quadro clinico e un miglioramento della funzionalità sociale e personale dell'individuo. Ma tutto questo, di nuovo, è una spinta verso una deriva medica, biologista e centrata spesso sul farmaco e sulla diagnosi, quando sappiamo benissimo da tutti gli studi che sono emersi ultimamente che le diagnosi in salute mentale sono qualcosa di assolutamente arbitrario. Mentre una diagnosi di medicina interna è assolutamente uguale per tutti, in psichiatria troviamo diagnosi rispetto alle quali ci sono persone con storie, manifestazioni, funzionamento sociale, funzionamento personale, eccetera, completamente diverso. La parola recovery, come la intendo io, è qualcosa, come la intendo io, come viene intesa nell'accezione migliore, qualcosa che ha a che fare con una serie di termini importanti, ovvero l'individuo non si ricapitola del disturbo mentale che ha, ma è tante altre cose, ha tante altre identità. Il rischio del trattamento in salute mentale, come si fa adesso, è quello di considerare solo la parte di salute mentale, l'aspetto clinico, e fare degli interventi che rischiano di spegnere emotivamente la persona. La recovery, come la intendo io, e come è giusto che tutti gli studi portano in evidenza, è qualcosa che ha a che fare con il recupero della soggettività della persona, ovvero come vivo io la mia esperienza di disturbo mentale, da dove arriva questo mio modo di esprimere la sofferenza attraverso questi sintomi, a che cosa serve, che è un po' il discorso che faceva anche prima Susanna rispetto all'uso di sostanze. È chiaro che a questo punto la recovery come recupero della soggettività e come valorizzazione dell'esperienza vissuta della propria malattia mentale ha la focalizzazione non tanto sull'esito quanto sul processo. E il processo allora è un cambiamento di prospettiva nel quale non sono più io, persona che non sta bene, che mi affido allo psichiatra e gli dico curami, e nel migliore dei casi si tratta di una sorta di paternalismo democratico. Sì, ti dico io cosa bene per te, devi fare questo, quello e quell'altro e vedrai che poi stai meglio. E la cosa importante nella recovery, come la intendo io, è proprio la partecipazione attiva della persona al suo processo e progetto di cura. E il recupero della autodeterminazione, della possibilità di scegliere anche che tipo di cura voglio fare e quindi del diritto di essere informato, del dare dignità a quelle che sono le mie aspettative e anche alla mia voce. Uno dei casi più incredibili è quello delle persone che dicono guardi che questo farmaco mi fa questo effetto, no ma non ti si preoccupi, vedrà poi alla fine della fiera la cosa che comunque la fa stare meglio. Allora, l'altra parola chiave è speranza. Io ho il diritto di costruirmi una nuova identità pur passando attraverso il problema della salute mentale, e voglio poterla scegliere.
non voglio essere, come dire, predeterminato, qualche cosa che ha a che fare anche con la restituzione di potere e soprattutto con lo scambio dei saperi. La recovery, per essere messa in atto, ha quindi bisogno di un cambio culturale. I servizi di salute mentale non sono più gli erogatori di un servizio medico, soprattutto farmacocentrico ultimamente, per tutta una serie di motivi, ma anche solo psicologico. Ma devono rendersi conto che poi mi sembra di dire delle cose che Basaglia le diceva 50 anni fa, no? Bisogna ritornare sul territorio, bisogna fare in modo che le persone all'interno del loro contesto abbiano il diritto di cura, bisogna fare una formazione degli operatori. Per esempio, se si chiede a un operatore, nel 90% dei casi, se la schizofrenia guarisce o meno, premesso che poi dire schizofrenia, insomma, lascia il tempo che trova un modo per intendersi tra operatori, il 90% ti risponde di no, che non guarisce mai. Quasi tutti ti dicono che i farmaci in questi casi bisogna prenderli a vita, perché c'è una malinformazione terrificante. E quindi la formazione degli operatori deve essere orientata alla scientificità, perché purtroppo questi dati ci sono, i libri sono usciti, non si sa perché non siano oggetto di discussione all'interno dei dipartimenti di salute mentale. Ricordo che quando io chiesi al mio direttore di dipartimento perché non facevamo un dibattito su alcuni libri che erano usciti, tipo Medicine letali e crimini organizzati di Goetze o quello di Whittaker, Indagine su un'epidemia, lui mi rispose che non si poteva fare, che ogni medico, ogni psichiatra doveva decidere in scienza e coscienza. Quindi, oltre a non esserti scientificità, c'è l'idea che siamo noi quelli che decidono che cosa si deve fare, tra l'altro con una ricaduta negativa anche sugli operatori, che poi alla fine si trovano soli ad affrontare tutte le situazioni. Il confronto tra saperi è fondamentale, il sapere accademico dei libri, il sapere dell'esperienza delle persone, il sapere della prossimità non professionale. Certo che un servizio centrato sulla recovery e quindi sul non mi interessa che ti passino i sintomi, ma mi interessa la tua storia. Una volta una persona mi disse: dottore, non mi chieda che sintomi ho, mi chieda che cosa mi è successo. Un servizio centrato sulla recovery è un servizio centrato sulla reciprocità. E la reciprocità che passa attraverso la relazione è quello che permette di dare un significato a un'esperienza altrimenti devastante, perché incomprensibile e che in qualche modo non si vuole comprendere, ma solo spegnere. Come un servizio può andare nella direzione della recovery? È qualche cosa che ha a che fare con l'empowerment, sia degli utenti, sia in qualche modo anche degli operatori. Quando io ho iniziato a lavorare sotto la spinta del pensiero basagliano, andare a far parte del servizio di salute mentale era un fiore all'occhiello. Ti sentivi che facevi parte di un movimento che lavorava per cambiare la società insieme a tanti altri attori che non erano solo quelli della salute mentale. Adesso, soprattutto nei centri di salute mentale, almeno per quella che è la mia esperienza, la scelta è spesso orientata su: alle 5 smetto di lavorare, il sabato e la domenica non lavoro, non c'è più formazione o ce n'è molta poca. Credo che un servizio si possa attivare anche utilizzando delle, chiamiamole, metodologie che favoriscano e facilitano
il percorso di recovery. Per esempio, ci sono tecniche nuove, usiamo, chiamiamole tecniche, modalità, strumenti. Una è, sono le direttive anticipate di trattamento, che è qualche cosa per cui ti siedi a un tavolo con la persona di fronte, con le persone per lui significative, e dici: bene, io dal mio punto di vista di medico psichiatra, di operatore psichiatrico, penso che lei potrebbe aver bisogno di questo, questo e quello per questi mesi, mi aspetto questi risultati, ci possono essere questi problemi, per esempio rispetto alla somministrazione dei farmaci. Facciamo delle analisi di percorso in cui la sua voce sarà importante come la mia e anche la voce dei suoi familiari. Non adesso tu prendi quello, per quanto poi si vedrà. Comincia a stare meglio e poi vedremo. La direttiva anticipata di trattamento è un modo per entrare in una relazione vera, che soprattutto toglie, perché poi non dimentichiamoci, come diceva Ron Coleman, ex paziente che adesso è una persona fantastica che ha avviato tutto il movimento degli uditori di voci, diceva: il grande problema dei servizi di salute mentale è quello che quando tu entri lì dentro senti che non esiste più la speranza. È come entrare in un girone dantesco in cui perdi la tua possibilità di scelta. La direttiva anticipata di trattamento ha a che fare con quello, come pure quello che è chiamato il testamento psichiatrico, che è una parola bruttissima, molto in uso in Germania, in Canada, e che in qualche modo la regione toscana nel 2000, grazie al movimento dei pazienti psichiatrici che si sono riuniti in associazione, è riuscita a far passare. Il testamento psichiatrico è quella cosa per cui ci si trova intorno a un tavolo, ha un valore legale e si dice: qua c'è una persona di mia fiducia, dice la persona che è nei servizi di salute mentale. Io esprimo queste mie scelte, queste mie preferenze di cura e voglio che siano rispettate. Nel momento in cui non sarò in grado, perché avrò una crisi acuta o qualcosa del genere, voglio che il mio desiderio, la mia scelta, in qualche modo sia garantita dalla persona che porto qua e che rappresenta un po' il mio tutore, ma non come amministratore di sostegno scelto burocraticamente e che limita tutte le possibilità, ma come persona di cui mi fido, che io scelgo e che condivide con me quest'idea. Il terzo modo, secondo me, importante è quello di usare il dialogo aperto, che è una nuova modalità, un approccio alle prime crisi, non solo psicotiche, anche se nasce lì, nella quale si lavora molto sulla rete sociale e soprattutto sul dar voce a tutti, in cui l'operatore non ha la responsabilità responsiva, cioè non sono io operatore che ti dico: succede questo per questo motivo, ma il senso del sintomo manifestato in quel momento viene definito tutti insieme, viene ricercato tutti insieme con delle modalità particolari che sono domande sempre aperte, partecipazione, insomma tutta una serie di cose importanti. Posso concludere dicendo una serie di cose. Al di là degli studi che ci sono tutta una serie di libri. Io ho provato a ricapitolarli con una mia collega in un libro che si chiama Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria. Ed è terribile pensare che ci debbano essere dei manuali di sopravvivenza per indicare le buone prassi. All'interno di Torino abbiamo aperto questo circolo, che purtroppo dopo 13 anni si è chiuso, che si chiama Caffè Basaglia, in cui tra l'altro una serie di operatori, di lavoratori, erano persone seguite dai servizi di salute mentale. Ed era interessante quello che dicevano. Quello che dicevano è:
noi stiamo meglio, anche se magari io continuo a sentire ogni tanto le voci, ma gli ho dato un significato diverso, perché nella costruzione, adesso io la dico con parole mie, nella costruzione di una mia nuova identità, quello che importava non era togliere i sintomi, ma la costruzione di una nuova identità nella quale potermi porre come cameriere, come lavoratore, come uno che aveva delle competenze che gli venivano riconosciute attraverso uno stipendio, era un fenomeno di terapia importantissimo, sia per l'individuo, sia per le persone, in questo caso i clienti del circolo, che vedendo questa persona non solo nelle vesti di, tra virgolette, paziente psichiatrico, ma di bravo cameriere, di persona che ti sapeva parlare, eccetera, eccetera, magari modificava anche parte del suo pregiudizio rispetto alla patologia psichica, e quindi lavorando sullo stigma, come dice l'OMS, si può creare un contesto d'accoglienza molto più favorevole. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie mille, Ugo. È stato davvero un intervento molto interessante. Lo dici davvero? Mi è piaciuto moltissimo, la recovery mi ha sempre affascinato molto e sapevo che saresti riuscito a dare il giusto spunto e le giuste riflessioni su questo tema. E tant'è che infatti colgo già dai primi due interventi, il tuo e quello di Susanna, dei punti in comune nonostante due temi differenti, quindi il mondo delle sostanze e della salute mentale. Ma in entrambi avete già potuto mettere in risalto come sia importante la questione della soggettività e del processo. Dicevi tu che non è tanto importante i sintomi, quindi che ci sia una fine del sintomo, così come nella riduzione del danno non è per forza importante l'astinenza, ma il significato e quindi quella che è la vita, il percorso della persona. E credo che davvero sia molto interessante poter mettere nuovamente al centro la persona con la sua storia. E quindi passerei ora la parola invece ai protagonisti un po' più di questa sessione, e quindi a Valentina Mancuso di Tanpud e delle Chemical Sisters, che ci spiegherà invece cosa fanno loro, quali sono un po' il loro approccio e come vivono tutto questo. Quindi passo la parola. Ciao a tutti, mi sentite? Ok. Grazie mille Alice, grazie mille a tutti per aver pensato alle reti Itampu The Chemical Sister. Per me è veramente un piacere oggi rappresentare un po' quella che è la voce di tutti i consumatori, perché credo che sia sempre più importante esserci e cercare di portare appunto la nostra visione, che poi alla fine è insomma la visione di chi quotidianamente ha a che fare con situazioni e tematiche legate alle sostanze e alla salute in generale, ma anche in specifico alla salute mentale. E una delle principali critiche, che è un po' quello che mi piacerebbe fare oggi con voi, è andare a ragionare su come viene vista la dipendenza e su come viene intesa la persona dipendente, sia a livello sociale, ma anche e soprattutto nella comunità scientifica stessa. E come questo poi possa portare a conseguenze anche abbastanza spiacevoli, come per esempio la nascita o lo sviluppo di pregiudizi o stereotipi sulle persone che usano droghe. Esattamente come immagino possa avvenire anche in ambito psichiatrico e per una persona che soffre di determinati disturbi psichiatrici. Quindi appunto una delle principali critiche che mi sento di portare è sicuramente legata alla questione della diagnosi e al modello disease. Mi collego un po' a quello che diceva prima il dottor Zamburru, nel senso che con l'approccio, se con l'approccio della recovery udire le voci non è una malattia, ma un'esperienza dotata di un senso per chi la vive, e anche integrabile in qualche modo nella propria vita, credo che lo stesso discorso lo si possa fare anche con le sostanze, nel senso che chi usa sostanze non è per forza un malato,
ma ha deciso più o meno consapevolmente di fare un'esperienza integrabile nella propria vita, così come non è impossibile che una persona con determinati livelli di gravità, di dipendenza, non riesca a condurre una vita normale. Quindi il modello di Ziz va un po' ad ostacolare questa visione. Infatti ancora oggi purtroppo la dipendenza spesso è intesa come malattia e la persona dipendente come persona malata. Credo che a questo proposito la storia dell'alcolismo è forse la più istruttiva delle dipendenze, nel senso che cosa significa avere un problema di alcolismo è sostanzialmente cambiato nel corso della storia. E ogni cambiamento è andato un po' a riflettere quelli che sono le norme, i valori e gli eventi dell'epoca in cui quel cambiamento si è verificato. E nonostante comunque le molte rivalutazioni, non c'è ancora oggi una risposta soddisfacente a domande come che cosa significa essere un alcolista o come possiamo lavorare con l'alcolismo e con le persone alcoliste. Durante i tempi in cui credevamo che il bere pesante fosse un vizio, pensavamo che era appropriato punire gli ubriachi. Durante i tempi in cui invece vedevamo il bere pesante come una malattia, allora pensavamo fosse appropriato ricoverare o riabilitare gli alcolisti. E la stessa cosa succede anche con le droghe. Quindi i cambiamenti nell'ideologia su questo argomento hanno un po' riflesso e a sua volta si sono riflessi un po' nelle tendenze di quelli che sono gli altri le altre aree di indagine, la medicina, la politica, la sociologia, eccetera, eccetera. Questo tipo di cambiamento sta avvenendo molto lentamente per quanto riguarda le sostanze e sta avvenendo in qualche parte del mondo, ma non sicuramente in Italia. Quindi noi abbiamo bisogno di una definizione di dipendenza che vada un po' anche a destrutturare il concetto di dipendenza intesa come malattia e abbiamo bisogno anche di una definizione di dipendenza che si stacchi da un po' quelli che sono i modelli morali a cui ancora oggi purtroppo si fa riferimento. Credo che questo bisogno sia sentito anche in ambito psichiatrico nella definizione di diversi disturbi psichiatrici o se non nella definizione di disturbo psichiatrico stesso. A tutto questo discorso si aggiunge anche il grande tema della doppia diagnosi, che va un po' a confermare sempre di più quanto la dipendenza sta tornando ad essere sempre più legata ai disturbi psichiatrici. La doppia diagnosi è un po' un anello di unione, no? Tra psichiatria e dipendenze. Questo, a parer mio, ci porta sempre più indietro, nel senso che quasi ai tempi in cui le persone dipendenti da alcol o da sostanze psicotrope venivano prese e rinchiuse nei manicomi. Fortunatamente poi la lotta per la chiusura degli ospedali psichiatrici ha poi svelato come questi non fossero assolutamente luoghi di terapia, bensì di pura custodia, una variante abbastanza più crudele del carcere. Quindi ancora una volta la dipendenza, anche in questo caso, viene confermata come malattia. E se ad ogni malanno c'è la sua cura, se hai la febbre ti danno la tachipirina, il discorso che segue è se sei dipendente allora la cura è un farmaco e purtroppo ad oggi tanti servizi istituzionali funzionano esattamente così, nel senso che accedi al CERT, fai il colloquio con il medico, ti viene prescritto il tuo piano terapeutico e si spera che le sostanze prescritte possano aiutarti a smettere di assumere poi sostanze che semplicemente nessuno ti ha mai detto che è giusto prendere. Quindi poi il discorso, l'eroina no, ma il metadone sì. Quindi non solo ti dico la sostanza che stai prendendo non va bene, ma ti do come soluzione unica anche un'altra sostanza che io, istituzione, decido che è giusta per te. Quella che poi viene chiamata la cosiddetta droga di Stato.
Questa sostanza funge sì da aggancio, ma crea anche nella persona una vera e propria dipendenza dal servizio stesso, con tutte le conseguenze del caso. Prima il dottor Zamburro parlava del farmacocentrismo. Sì, purtroppo il cosiddetto farmacocentrismo è una prospettiva molto connessa al mondo delle sostanze e delle dipendenze, ma è una prospettiva fortemente monocausale. Questa prospettiva era utilizzata nelle prime spiegazioni delle dipendenze, no? Come dicevamo prima con l'alcol, quando questi comportamenti si sono trasformati da vizio a malattia. Uno dei primi studiosi che cercò di cambiare questo approccio monocausale è stato Oswell, uno psicologo statunitense, il quale in uno dei suoi scritti avanzò un modello plurifattoriale, nel senso che Oswell rimarcava proprio la grande varietà dei tipi di dipendenza. E secondo Oswell le cause di questo disturbo appunto sono multiple e quindi la soluzione non può e non deve essere unidirezionale. Credo che questo anche si colleghi molto bene all'ambito psichiatrico, dove la priorità è di sopprimere il sintomo di malattia, spesso con un farmaco, prima ancora di comprenderlo. Al di fuori di questo, quello che mi piacerebbe sottolineare è anche come appunto l'assenza di un reale supporto da parte dei servizi è fortemente sentita dalla maggior parte delle persone che accedono ai SERD. La terapia farmacologica, ripeto, non può e non deve essere l'unico strumento da adottare, ma deve sempre essere accompagnato da un sostegno di tipo psicologico e sociale, in modo tale da permettere alla persona di vivere, di crearsi un ambiente sicuro, di un ambiente protetto, con una realtà di soggetti che vanno a stimolare la persona a crearsi una quotidianità sana e a sentirsi sostenuta. Quindi questa mancanza di supporto da parte dei servizi è stata poi fortunatamente ritrovata nei gruppi di supporto tra pari e nelle varie reti di persone che usano droghe che poi si sono creati nel corso della storia, come l'esperienza torinese di Fluxo, l'esperienza di Isola di Arran o ad oggi Tampud Chemical Sister e via dicendo. Diciamo che il coinvolgimento dei pari è un importante strumento di empowerment e ci piacerebbe che andrebbe più utilizzato all'interno dei servizi. Abbiamo qualche eccezione italiana di qualche rete di consumatori che collabora con il pubblico, ma appunto sono delle eccezioni rese possibili poi grazie al forte attivismo sul tema sostanze e riduzione del danno presente in determinati territori come il Piemonte, Torino più in specifico. Quindi i pari possono svolgere un ruolo molto importante e ci piacerebbe che questo ruolo fosse svolto non solo in campo della prevenzione, non solo nella promozione della salute, non solo nella riduzione del danno, ma anche nella terapia e nella ricerca scientifica. E il lavoro di Coleman dimostra molto bene come questo possa essere possibile. Quindi trascurare i pari e ignorare un po' quelle che sono le loro capacità durante l'elaborazione di un progetto equivale un po' a strumentalizzarli, ecco. Inoltre l'importanza di reti di pari sia in ambito di sostanze ma anche in ambito psichiatrico o credo in qualsiasi altro campo serve anche a sentirsi in qualche modo rappresentato, a sentirsi compreso e non sentirsi mai solo, e questo credo che sia molto importante e fondamentale per permettere alla persona di accettarsi, di accettare questa parte di se stessi, scusate, senza alcuna vergogna e senza alcun motivo di nascondersi. Prima Susanna parlava di Carl Hart, in effetti persone come Carl Hart, come Coleman,
hanno realmente fatto la differenza, perché non solo sono riconosciute dalla comunità scientifica, ma hanno anche avuto la possibilità e la volontà di fare coming out come consumatori, come consumatore, e non come un consumatore qualunque, ma come un consumatore di eroina, che è una delle sostanze più stigmatizzate. Questo ancora oggi purtroppo non è possibile a tutti, ma c'è chi ancora è obbligato a nascondersi come persona che usa droghe. Quindi questo è sicuramente uno degli ostacoli più grossi a cui si deve iniziare a lavorare. Spero di aver centrato un po' il tema e suscitato qualche riflessione. Ho terminato. Grazie. Grazie mille Valentina, molto interessante anche il tuo intervento e le riflessioni che hai portato. Anche qua mi piacerebbe sottolineare come l'importanza che viene data alla persona sia fondamentale e, come è stato detto anche negli interventi di prima, quanto sia la persona in realtà poi a sapere cosa è bene per se stessa. Quindi sicuramente i professionisti, sia nei termini delle sostanze che della salute mentale, hanno tutto ovviamente delle informazioni importanti, ma qualsiasi tipo di terapia o qualsiasi tipo di intervento deve essere poi adattato alla specificità e alla soggettività della persona. E quindi ti ringrazio molto per il tuo intervento. E passo la parola ora a Rui Coimbra Moraes di Euronpud invece. Hello, hearing me? Thank you. Qua ora abbiamo attivato la traduzione, quindi invito tutti i partecipanti che ne hanno bisogno a cliccare su it di italiano. Grazie, prego. Can I share, is my PowerPoint visible? Queste sono le mie diapositive, il PowerPoint. Bene. Prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi invitato qui a Forum del Droghe e per avere la possibilità di partecipare in questo evento. È un onore potersi relazionare con persone che portano avanti questo impegno, come Valentina ha detto, delle persone che hanno questo approccio diverso, è molto importante. Mi chiamo Rui Combra, sono il presidente di un'associazione in Portogallo e lavoro nella rete europea di persone che utilizzano delle droghe. E il mio background è nella psicologia, soprattutto ho fatto degli studi clinici, mi sono specializzato nella psicologia di comunità, ho lavorato in un centro di salute mentale per utilizzatori di droghe. Negli ultimi 10 anni lavoro anche a livello comunitario, quindi ho sempre lavorato in questo settore, quindi so molto bene di cosa parliamo quando ci riferiamo a queste sfide. E io ho sempre pensato che l'idea nel corso dei secoli è cambiata notevolmente. Se pensiamo al Rinascimento, l'idea della possibilità di controllare l'utilizzo si è sviluppata nel corso dei secoli. E ha portato a un modello molto bene disegnato,
come quello appunto del sostegno che può essere dato a livello di comunità e come e anche l'idea un pochino di smettere di idealizzare, no, quelle che erano le idee del passato, come abbiamo visto. Possiamo vedere la differenza tra l'inizio del secolo, come vediamo nella diapositiva, non c'era un utilizzo problematico. C'erano delle persone che usavano queste prescrizioni di dottori, un problema che si è diffuso soprattutto negli Stati Uniti, che ha portato un'idea di diciamo di creare una moralizzazione dell'uso delle sostanze che si è sviluppato in questi ultimi 20 anni soprattutto, e quindi il profilo dell'utilizzatore di droghe è cambiato, è stato un po' criminalizzato come sappiamo, e quindi alla fine della prima guerra mondiale c'è un articolo che hanno firmato tutte le nazioni, dice che tutte le nazioni avevano firmato una convenzione contro appunto la diffusione e l'utilizzo dell'oppio per tutte le conseguenze dannose che aveva. Questa idea viene un po' dal pensiero che l'utilizzo delle sostanze è qualcosa che avviene, diciamo, solo all'interno del nostro corpo, non si guarda a quello che avviene all'esterno, e questo approccio di medicina scientifica che parlo dei principi attivi e di quello che provocano, quindi della cura dei sintomi, e si porta a escludere dalla società un gruppo di persone e si crea questo tipo di sistematico, diciamo, approccio anche di disinformazione, se vogliamo. Questa idea di razionalità, questa idea di una autonomia ideale, diciamo. Non c'è, è un'idea che viene creata, quella che si è diffusa, diciamo, no, come un'entità astratta che domina il nostro corpo. Quindi vorrei contrastare questa idea, perché ci sono altre modalità ovviamente di vedere le cose. Un altro filosofo è un dottore, anche un medico, dice che la salute è la vita che scorre nella direzione giusta, quindi è totalmente diversa dall'idea di centralizzazione sulla salute, no, come viene intesa. Non c'è una differenza nella qualità della salute, ma è un nuovo modo che emerge, che è su questo appunto io vorrei concentrarmi. Noi stiamo uccidendo la differenza, non vogliamo più sostenere la differenza, e la differenza sia nella biologia né anche nel cervello, con delle manifestazioni come la schizofrenia, l'autismo, è qualcosa di cui dovremmo occuparci, ma vederlo come differenza, come dei modi alternativi di guardare ad altre persone. Io vedo queste differenze
anche dal punto di vista, diciamo, chimico. E si manifestano anche nel modo in cui le comunità organizzano le loro società, no? Perché la maggior parte delle legislazioni, di questi quadri che creano appunto le nostre leggi, che sono basate, configurate sulla proibizione, dovunque c'è questa, diciamo, criminalizzazione, c'è lo stigma. E quindi questa idea, questo stigma sulla criminalità di determinate azioni e del modo in cui vengono quindi viste delle persone che usano le droghe. Quindi dobbiamo ovviamente fare una distinzione tra quella che è una buona salute e il benessere che porta, diciamo, a un miglioramento anche del piacere, dei benefici per le persone. Quindi non è solo una questione di visione, di qualcosa, di vederlo necessariamente le droghe come qualcosa di negativo. Si devono iniziare a vederle in modo diverso, con un approccio diverso, come un'entità, qualcosa che fa parte della nostra esistenza, delle nostre vite, e quindi si deve iniziare a decriminalizzare le persone anche che le utilizzano, e fare in modo che non vengano visti come un qualcosa, anche con un approccio necessariamente, se non è negativo allora mistico, no? Ma comunque qualcosa che fa parte semplicemente della nostra esistenza. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è il fatto che il manuale della diagnosi delle malattie mentali non è basato necessariamente su un approccio totalmente scientifico. Si può vedere come infatti nel corso degli anni ci sono malattie che spariscono e appaiono altre malattie che sono più orientate sul settore, per esempio, della sessualità, o per esempio la dipendenza dal sesso, che è qualcosa che è comparso negli ultimi anni. E siamo tutti centrati sul modello di danni che viene prodotto al cervello, questa idea del cervello come il centro di tutto e che ovviamente regola tutto. Ovviamente è così, ma se guardiamo anche al cervello dei guidatori di taxi, c'è una parte del loro cervello che viene più danneggiata, no? Ovviamente non si parla di una malattia dei tassisti, no? Perché hanno uno stile di vita diverso che può portare all'usurazione di alcune cellule del cervello, ma non per questo gli viene messa un'etichetta e vengono isolati, no? Quindi delle modifiche vengono attuate anche dalle condizioni di vita, e le persone che hanno di queste problematiche dovrebbero essere supportate, non osteggiate. Questa diapositiva vi dà un'idea? In realtà ho preso questa immagine da un influencer su YouTuber. E io ho pensato, quando mi avete invitato qui, queste persone si occupano di diversi settori, di diversi servizi alla salute mentale, quindi sono tutte persone che stanno producendo il cambiamento che è necessario in questo settore. Noi pensiamo, siamo sempre un pochino in ritardo, no, sui cambiamenti in realtà. E quindi quello che voglio dire è che forse stiamo perdendo troppo tempo in queste parlare di ideologie, no? Anche queste posizioni politiche che vengono prese su queste questioni, dovremmo in un certo senso concentrarci su altri fattori, che sono quelli ad esempio della libertà, e superare tutte queste, diciamo, barriere che vengono messe, le barriere, non so, della lingua, le barriere della politica, le barriere che vengono create dalla nostra stessa società.
È la strategia giusta, potrebbe essere, mi viene in mente, un sistema, diciamo, di studio più olistico che possa, un approccio umanistico, questo modello di pensiero basato sulla solidarietà che ci ha lasciato la tradizione, no? Che potrebbe essere molto utile, potrebbe avere un impatto reale sul modo in cui noi viviamo e come sentiamo, no? Anche le persone che hanno delle dipendenze da droghe e molte persone come me hanno un approccio totalmente diverso, rifiutano lo stigma che ha portato dei problemi nella loro vita e siamo riusciti a superarla e a cambiare, che tutto ciò può essere fatto attraverso la determinazione delle persone, ma anche con l'appoggio della società. Noi siamo stati un pochino messi, diciamo, ai limiti della società proprio per l'utilizzo delle droghe e in Portogallo ci sono delle persone che vengono ancora, diciamo, un po' demonizzate e allontanate solo perché utilizzano le droghe. Non stiamo parlando di persone che le spacciano. Ci sono state molte persone che sono state accusate nel mio paese per un utilizzo eccessivo di droghe. Cosa vuol dire un utilizzo eccessivo di droghe? È qualcosa, vent'anni dopo, questo è successo vent'anni fa, e dopo vent'anni abbiamo ancora lo stesso dibattito se c'è un limite di utilizzo, ad esempio. Quindi questa idea che il potere, lo stato è molto fluido, che le relazioni sono cicliche, che la società stessa dovrebbe controllare se stessa. Sono delle idee che si stanno sviluppando e stanno portando a dei cambiamenti e io sento che il nostro tempo come esseri umani non è abbastanza per fermare tutto ciò che sta accadendo. Quindi, appunto, solo per terminare, vi faccio vedere quest'ultima diapositiva. Che è, ovviamente si riferisce alla vita stessa e a tutta l'idea dei moralismi che si sviluppano. E ogni giorno io mi sento un po', provo veramente vergogna, no, per la nostra società occidentali, dove abbiamo un sacco di sapere e di conoscenze, ma ci sono delle decisioni, delle cose che sono state fatte che sono contrarie a tutto ciò di cui l'umanità ha realmente bisogno. È molto difficile, diciamo, molto pesante ammettere tutto questo e noi, appunto, dell'Europa occidentale non la metteremo mai. Ora c'è il populismo che si sta sempre più diffondendo e porta ovviamente degli aspetti negativi per le minoranze che hanno sempre più paura, giustamente. Disciplinary and punishment. Perché queste forme di punizioni disciplinari che si stanno diffondendo nella nostra società possono creare sempre più problemi alle persone che sono più deboli o alle minoranze. Quindi l'idea, diciamo, grande che vorrei passare è proprio questa, che noi dovremmo pensare che la malattia non è una malattia solo del soggetto, della persona, è una malattia dell'anima, e se è una malattia dell'anima è anche una malattia della società. Quindi sarebbe molto importante che la società si preoccupasse di tutti e si preoccupasse soprattutto di sostenere le differenze e non di cercare di eliminarle. E con questa diapositiva vi saluto. Molte grazie. Grazie mille di questo bellissimo intervento e di aver dato voce alla rete europea delle persone che utilizzano sostanze. Molto interessante anche qua la riflessione sulla dinamica di potere. Mi ha colpito molto quando
dicevi, chi determina il limite per definire se vi è un eccesso di uso o se va bene così. Quindi dopo spero che avremo modo con le domande anche di approfondire questi temi. E se fino ad ora, quindi, grazie a Valentina e a Rui, abbiamo dato voce alle persone che utilizzano sostanze, ora diamo voce invece a chi tratta dei temi di salute mentale. Quindi passo la parola a Martin Kohl, olandese, che in prima persona si occupa degli uditori di voci di Utrecht, e quindi insomma passo la parola. Thank you. Grazie per avermi invitato nella Summer School. Sto ancora digerendo quello che io ho ascoltato dai precedenti relatori. È stato tutto molto commovente e veramente si adatta a quello che io vorrei condividere con voi. Ero curioso infatti su... per quanto riguarda gli hardliners dei modelli medici, che cosa pensano delle vostre esperienze? Vorrei che fossero qui in modo da poter avere un dibattito, perché a volte ho paura che viviamo in dimensioni parallele, ovvero la dimensione, la nostra dimensione e la loro dimensione. Sembra che questi mondi siano inconciliabili, così lontani. Quindi vorrei condividere alcune slides con voi, alcune diapositive che mi aiuteranno a controllare il tempo. Ho un tempo limitato e molte cose da raccontarvi. Wait a minute. Non riesco a gestire le diapositive. I can't. Maybe on the bottom you got a small sign, the bottom of PowerPoint. Yeah. To start. On the right bottom. Yeah, here. That one. Yeah, it doesn't respond. Wait a minute. I will non risponde questo pulsante. Magari chiudo e ricomincio. In any case, we can see it, and we can read. Yeah, noi possiamo vedere, ma non posso controllare il PowerPoint, quindi devo chiudere e ricominciare un attimo. Sorry. Can I say just one more thing that I didn't say? Vediamo se riesce. Okay, yes. While we're waiting, I was thinking on... Stavo pensando del lavoro dei pari, come è possibile... archetipo per la partecipazione democratica, perché è molto orizzontale, molto importante l'autoregolazione. Sei pronto, Martin? Sì. Mi chiamo Martin Kohl e cercherò di parlare dell'importanza del supporto dei pari, del peer support e degli ambienti di peer support, perché abbiamo bisogno disperatamente di questi posti, e penso che questo metta insieme un po' tutti i discorsi che abbiamo sentito finora. Sono molto felice infatti di averle ascoltate. Okay. Quindi io sono, ho avuto molta esperienza nei servizi sanitari e sono anche il fondatore dell'Enic Recovery College insieme a Tom Spohr, il mio
amico, il mio collega, che ha molta esperienza con l'abuso di droghe serie o comunque si voglia chiamare. La cosa interessante è che quando condividiamo le storie ci sono molte similarità, non sul tipo di droghe che usiamo, perché io uso medicinali mentre lui usa altri tipi di droghe, ma quando cominciamo a parlare delle nostre storie ci sono molte somiglianze a livello umano, a livello di ciò che sperimentiamo, per esempio quello che abbiamo provato nella nostra infanzia, adolescenza, età adulta, e soprattutto quello che è successo con la nostra identità, nella nostra idea di chi siamo, chi eravamo. Quindi non c'è nessun problema nel mettere insieme questi mondi, e penso sia molto importante appunto fare un parallelo di questi mondi. E sono anche un facilitatore del dialogo aperto e un formatore. Il dialogo aperto è uno degli approcci più importanti, secondo me. Io vengo da Utrecht, una città, una piccola città in Olanda. Qualcuno di voi la conoscerà. Abbiamo iniziato con un college molto grande, ora ne abbiamo 5 di questi college, di queste sedi di recovery. Alcuni sono piccoli, altri più grandi. Probabilmente ci espanderemo anche in altre città con altre 2 sedi almeno l'anno prossimo. Abbiamo iniziato con l'Enic Recovery College, di 2000 metri quadri. Potete vedere questa area presa da Google Map, ed è un centro di controllato totalmente da pari, da utenti consumatori di droghe. E ora non è appunto come nei casi in cui tutto viene controllato dagli operatori sanitari. Voglio enfatizzare, la parola recovery è stata già citata, che quando vogliamo capire perché il peer support è così importante, dobbiamo capire che cos'è il recovery e l'empowerment. Ed è quello che io cerco di iniziare con questi concetti, perché è stato già citato anche il cambio di paradigma da diversi relatori, ovvero il cambio di prospettiva, il cambio nella cornice, nella narrativa. E questo si può vedere in queste foto. C'è Charcot a sinistra, uno psichiatra che spiega i casi di isteria nel caso di una donna alla fine degli anni del 1880, e a destra una persona che presenta la propria storia di recovery. Ed è un cambio fondamentale nella prospettiva, anziché essere, diciamo, predicati in un certo senso, bisogna essere usati come esempi, come esseri umani unici in grado di presentare la propria storia, la propria narrativa. E quindi da essere un oggetto si diventa soggetti, quindi non è soltanto una cosa positiva, questo è veramente un cambiamento rivoluzionario del nostro modo di pensare e di come vogliamo svilupparci in futuro e creare delle altre aree di lavoro per poter avere più impatto. E quando si ha questa nuova prospettiva personale, si vede che i servizi attuali
dovranno necessariamente cambiare. E questo si fa rendendosi conto che il recovery, come già citato, non è semplicemente una questione chimica, biologica, è un'esperienza umana legittima, è un'esperienza umana di avere delle sfide a livello di salute mentale mentre si usano le droghe, mentre si consumano droghe. Quindi non si tratta di capire che cosa succede quando si confrontano queste sfide. E lo stress che si sperimenta, che si prova, o le difficoltà che si incontrano nel consumo di droghe per quanto riguarda la relazione con la società, che può essere danneggiata, e quindi l'identità potrebbe essere danneggiata. Quindi le persone devono riprendersi molto di più dall'aspetto medico, farmacologico, ma piuttosto dal punto di vista di come ci si relaziona a se stessi e poi relaziona alla società, e come si può pensare a se stessi rispetto alla società. Come posso io riprendermi, guarire da questo scollegamento che c'è stato, soprattutto quando c'è molto dolore, molta sofferenza, molto stress, non solo per i consumatori, ma anche nell'ambiente dove si sperimenta, si prova molta esclusione, marginalizzazione, la società che cerca di disconnettersi da questi individui e mandando appunto in una struttura o anche in altri modi, che si tratti di droghe illegali o droghe o farmaci di tipo psichiatrico, perché comunque c'è questa disconnessione rispetto ai sentimenti di vergogna che si provano come individuo, e la perdita di sé e la sofferenza, e la società può essere uno specchio dei nostri fallimenti, della nostra percezione di fallimento, e quindi dobbiamo appunto relazionarci in modo globale, non dobbiamo cercare appunto di rifletterci nella società in modo giusto, e questo è un problema grosso. Non è molto affrontato questo problema dalle strutture normalmente, quindi la dimensione personale, se mi sento parte della società o no, posso essere la persona che io voglio, sono in grado di trovare un posto nella società dove ci può essere un uso reciproco delle regole, anziché essere un'identità, un utente di dei servizi mentali, di salute mentale, o un consumatore di droghe. Quando si rimane attaccati alla monodimensionalità, non si può mai raggiungere il recovery, perché è troppo semplicistico, è troppo limitato questo approccio. Ora, con il processo di recovery ci sono molte tensioni, ovviamente. Questa diapositiva
riassume un po' un mondo che c'è dietro a questa diapositiva, a questi termini, appunto lo spazio per l'empowerment, lo spazio per il recovery. Quello che vediamo è molto dolore che ci spinge a ritirarci in uno spazio più piccolo e il nostro ambiente dominerà. Ci dominerà perché vogliono risolvere la sofferenza, i dolori, i problemi e quindi inietteranno i loro valori, i loro significati, le loro idee per come vedono il problema, come vedono il senso di questa situazione, di questa storia. Quando le persone vogliono riprendersi, guarire, hanno bisogno di spazio e vogliono avere significato, vogliono essere parte attiva invece di essere semplicemente dei contenitori che ricevono. Vogliono uno spazio che potrà portare contropressioni alla società. Quindi quando le persone devono guarire, dobbiamo riflettere su come ci relazioniamo come ambiente all'acquisizione di questo spazio in quanto persone e questa idea di cercare di guarire. Ci saranno necessariamente delle tensioni con l'ambiente circostante. Dobbiamo riflettere su questo, perché quando ci sono molte tensioni nella società o comunque negli ambienti di cui si fa parte, ci sono dei pericoli. E quindi le persone possono perdere i loro diritti umani. Le persone devono essere sicure di poter avere, di poter esercitare i loro diritti. Quindi bisogna avere cautela, altrimenti se si tolgono le capacità a queste persone di reagire, allora insomma bisogna dargli delle scelte, bisogna permettere loro di cooperare nella propria guarigione. Quando le pressioni sono troppo forti, ovviamente gli individui cambieranno, cioè eviteranno di entrare in contatto con la società e si ritireranno e quindi saranno costretti a rivolgersi ad una struttura di salute mentale perché non hanno lo spazio che soddisfa i loro bisogni. Quindi ENIC si basa su questo principio, un posto dove ci sia spazio per gli umani, per le persone di avere significato, di dare significato, di partecipare, di essere uno studente o anche un facilitatore e non solo un ricevente di assistenza, di attenzioni. Siamo tutti uguali, quindi o siamo dei facilitatori, dei partecipanti, non c'è gerarchia, creiamo la nostra recovery, il nostro viaggio di recovery scegliendo il nostro programma, perché non esiste un programma fisso. Ed è ancora più importante, bisogna cominciare a relazionarsi in modo reciproco, uguale, quindi ci possono essere delle amicizie che nascono, delle relazioni che nascono e non si sarà più scaricati in un certo senso come spesso succede nei servizi. Le persone che lavorano all'ENIC cercano di aiutare e quindi gli individui che sono lì hanno una certa autonomia, una certa possibilità di azione ed è questo che offre l'ENIC College. È stata anche citata precedentemente la diversità, le persone devono essere accettate nella loro diversità, perché non siamo i proprietari delle storie di altre persone, siamo degli esseri umani e quello che noi proviamo, quello che viviamo, quello che affrontiamo nella vita può essere molto difficile,
ma non possiamo appropriarci di quello che l'altro vive e che l'altro prova. Quindi tutti devono lavorare, anche se ci sono degli utenti attivi, dei consumatori attivi, tutti sono ammessi nel college in uno spazio protetto. Bisogna veramente capire questo concetto per poter costruire una comunità, per mantenere questo spazio. Normalizziamo il comportamento nel senso che tutti i comportamenti hanno un senso e quindi non c'è giudizio, piuttosto si cerca di accettare il fatto che non sempre si capisce, si comprende la storia dei vari individui. Noi conosciamo il linguaggio medico, però non lo usiamo così tanto. Noi offriamo lo spazio per decostruire, destrutturare quello che normalmente si fa nelle strutture e soprattutto gli stigma. Questa diapositiva la uso sempre e voglio appunto completare la mia presentazione con questa storia. Sei l'autista o il passeggero nella tua vita? Penso che di essermi chiusa nel portabagagli. E questo serve ad invitare le persone a acquisire lo spazio, a prendere un posto, affrontare le sfide che devono affrontare nella vita. E per concludere, affrontare le sfide vuol dire anche affrontare il dolore, la vergogna, la lotta, la ripresa e appunto affrontare le sfide e la sofferenza. E poi non si può avere una idea di vita felice, un ideale di vita felice. Ci saranno delle perdite, ci saranno dei dolori, delle sofferenze. E quindi bisogna semplicemente accettare con l'idea che questo è anche uno spazio per la speranza. Grazie mille. Grazie mille a te di questa bellissima presentazione e di aver condiviso con noi questa esperienza dell'Hennig Recovery College, che davvero credo che vada un po' a toccare tutti i punti che fino ad ora sono emersi, quindi il supporto tra pari, l'empowerment e soprattutto l'importanza della comunità e di come un nuovo tipo di società, un nuovo tipo di comunità deve guardare con occhi diversi le persone per restituire soggettività e importanza ad ognuno. Quindi grazie mille davvero. Passo ora la parola a Paul Becker dell'International Mental Health Collaborating Network, anche lui uno dei protagonisti in prima linea del movimento degli uditori di voci. Thank you, Alice. Grazie molto Alice, c'è così tanto da dire in così poco tempo. Ho visto alcune cose interessanti nella chat. E nel mio paese ci sono suggerimenti interessanti. 6 milioni di adulti prendono degli antidepressivi, sono delle sostanze, come sappiamo, che vengono somministrate in forma massiva a una gran parte della popolazione. Senza considerare tutte le medicine che vengono date per l'ansia o che il sistema comunque dà alla popolazione in generale, e questo è veramente una quantità di medicine enorme. Quindi siamo una società medicata e noi utilizziamo tantissime sostanze per cercare di difenderci, di proteggerci dal modo in cui sentiamo, e in Italia anche questo è molto difficile. La caffeina è un'altra di queste sostanze che dà molta dipendenza. Se smettiamo di prenderlo ci sentiamo terribilmente.
In Italia è molto diffuso, no? Avete Segrafredo, Lavazza, dei marchi, anche a Trieste c'è un'altra compagnia molto famosa. Dobbiamo iniziare a capire tutti noi in questi giorni che tutti noi a un certo livello assumiamo delle sostanze che danno dipendenze. Quindi questo gruppo ovviamente è molto diverso da tutti i gruppi di cui faccio parte, e anche dei gruppi a livello europeo dove diciamo l'approccio è molto diverso rispetto a questo, che è molto interessante. Quindi sto parlando di persone che non hanno avuto l'opportunità di venire in un ambiente come il nostro, che hanno, non hanno supporto di pari. Qual è il messaggio? Questa è la città dove io vivo, come vedete, quindi io vado nel mio parco qua vicino e io trovo tantissime capsule sul suolo di persone che bevono e lasciano queste lattine, le buttano dove ora fanno, hanno questo tipo di divertimento che è molto comune. Molte persone, ragazzi di 15-16 anni, bevono tranquillamente. Abbiamo una struttura invece molto elaborata per vendere la cannabis nel mio paese, mentre chiunque può comprarsi tranquillamente da bere. E prima si diceva è perché viene dal Marocco, dai paesi lontani, e invece no, no, la coltivano qui a fianco, io posso sentirne l'odore nella strada qua vicino. È più facile avere della cannabis in un modo più veloce di una pizza. C'è un sistema che per incoraggiare la vendita, scusate, di alcolici, non di cannabis, mentre per la cannabis è tutto molto più complicato. Quindi si può andare in giro per la mia città e sentire l'odore della maiorana dovunque, dovunque, è costante. Ma nel frattempo alcune persone non possono permettersi la cannabis, e quindi siccome non se la possono permettere, no? Perché nella mia città c'è una vera cospirazione contro la vendita, è un mercato molto flessibile. Io so le persone che la vendono per strada, conosco un sacco di dealers e di spacciatori che si occupano, vendono chili di marijuana e la vendono per strada perché quella che è, diciamo, legalizzata è troppo cara. Queste sono delle persone che la vendono per strada, che non hanno avuto l'opportunità di formarsi e stanno utilizzando le loro conoscenze per creare un business. Ma il problema di questo business è che è un business illegale, come sappiamo. Siccome è illegale, se hai molto cash è molto facile che diventi una persona vulnerabile che nel mondo della criminalità. Quindi abbiamo questo livello che è nascosto, di mercato nascosto, di queste persone che vendono la cannabis, e perché hanno bisogno di altre droghe, o semplicemente perché stanno creando, diciamo, un business che gli permette di vendere. Quindi è un sistema di mercato sofisticato, direi. Ma l'ironia è che lo vendono ai 6.000 studenti che vengono in questa città ogni anno, perché vengono nelle grandi università prestigiose che abbiamo qui. Quindi l'università del mercato si basa su questi giovani, povere persone che stanno cercando di fare dei soldi per se stessi su un modello di business che è quello economico classico, per venderlo alle persone privilegiate ed educate. Siamo quindi tutti coinvolti in questo, questa è la chiave. Quindi quando io guardo a questo sistema, le contraddizioni di questo sistema, io ho un amico con cui lavoro, si chiama Charles, sente le voci e non vuole prendere queste medicine che gli vengono date dagli psichiatri, che sono troppo forti, sono antipsicotici e sono delle medicine
che ti portano a ridurre la possibilità di vivere di anche di 15-20 anni, quindi molte persone non le vogliono prendere, no? Ma sono questi centri in cui le persone che sentono le voci vengono mandate e molto spesso non hanno neanche delle scelte e la legge li obbliga, se non prende queste medicine lo portano all'ospedale e lo chiudono lì perché è stato diagnosticato con questo problema di sentire le voci e quindi pensano che rappresenti un rischio per se stesso e anche per altre persone. Siccome ha questi deliri, sente queste persone, pensano che possano essere appunto pericoloso, che sia vulnerabile. Ma non può utilizzare la cannabis, per esempio. E invece è obbligato a utilizzare queste medicine che sono molto forti, questi antipsicotici. Quindi di solito che fa? Lo lasciano fuori alcuni periodi e dopo ritorna sempre in ospedale, lo obbligano. Quindi c'è questo circolo di portarlo sempre indietro, poi lo riempono di tranquillizzanti e poi lo riportano fuori e lo obbligano a prendere a fare queste iniezioni che sono molto forti di queste medicine. Quindi mi chiederei io a questo punto chi è il pusher, chi è lo spacciatore in queste circostanze con questa storia che vi ho raccontato, no? E lo so che è un'affermazione molto forte, però il sistema medico opera allo stesso modo in cui operano anche pusher. Se noi guardiamo a questa storia, lo obbligano a prendere queste medicine che sono molto forti, no? Quindi non sto parlando degli oppioidi. Le persone che comprano queste sostanze, lo comprano nella darknet, nell'internet oscura, lo comprano dalla Cina, lo comprano da paesi molto lontani, le benzodiazepine che sono molto comuni ad esempio oggigiorno. Quindi ci sono queste diverse tipologie di droga droghe che vengono comprate alle spalle dello Stato e che allo Stato non gli interessa niente di quello che sta succedendo in questo mondo. E poi mettono tante proibizioni invece su tutto il resto. Per quanto riguarda le medicine psichiatriche, soprattutto, c'è un messaggio, diciamo, un'agenda con un messaggio molto contraddittorio che viene ricevuto da tutti coloro che vivono queste situazioni di vulnerabilità. Una volta a Trieste c'era un centro di medicina molto avanzato, no? Dove... Ma cosa facevano lì in questo centro? Le persone che avevano... E queste prendevano queste medicine, questi antipsicotici, e avevano lì, gli davano queste gocce e le persone dovevano recarsi lì per prendere queste medicine, diventavano praticamente dipendenti, ma in maniera molto forte. Dopo 6-7 diciamo settimane le persone avrebbero ucciso per avere queste medicine perché creavano una vera e propria dipendenza. Quindi ci sono appunto queste contraddizioni, no? Della dipendenza delle sostanze che sono necessarie o non sono realmente necessarie o forse sono semplicemente utili. E questo termine che viene utilizzato come self-medication, no? Dell'auto medicazione, no? Le persone che potrebbero utilizzare semplicemente della cannabis o l'alcol semplicemente per abbassare anche la loro energia talvolta, no? Ne hanno bisogno per questo perché hanno troppa energia. Il problema è che molte di queste questioni, come sappiamo, sono delle questioni difficili da capire. Non è importante, stiamo dicendo, quello che causano le medicine psichiatriche, questo non è importante, anche se loro cambiano realtà, il nostro modo di pensare, cambiano anche il nostro cervello. Ci sono delle persone che hanno dei benefici dagli antipsicotici, ma per altre persone è veramente un disastro e ogni sostanza che viene introdotta nel nostro corpo può avere un impatto che può essere diverso, come anche fumare la cannabis. Fumare può causare dei problemi ai polmoni, ovviamente anche la reazione è soggettiva, ma se tu prendi il crack nella strada e poi rimani lì sdraiato per terra, ovviamente sei vulnerabile a essere colpito, a essere attaccato, quindi lì è inequivocabile. Nel 1980 abbiamo fatto un progetto in cui lavoravamo con delle persone che bevevano
alcol, ma questo alcol che veniva, sapete, quello che non doveva essere consumato dal pubblico, perché era ovviamente l'alcol più a buon prezzo economico che potevano trovare. Noi abbiamo lavorato con queste persone che lavoravano per strada e abbiamo capito che c'era un processo di spinta. Quando uscivano dalla prigione, queste persone avevano un processo lento, perché appena usciti dalla prigione non potevano berlo, sarebbero morti, e iniziavano a bere piano piano, quindi c'era un processo anche lì di assuefazione, e avevano una pensione che ricevevano dallo Stato, lo condividevano con le altre persone del gruppo per comprare questo alcol, no? E potevano essere messe in delle case di cura solo se riconoscevano di avere un problema di dipendenza. Se non riconoscevano questo, perché il livello più basso di queste persone, ovviamente quando loro toccano il fondo, significa morire, non c'è altro. Quindi abbiamo detto, cerchiamo di metterli in una casa per curarli, era una proposta, gli abbiamo detto non vogliamo cambiare la vostra vita, avete un posto dove potete vivere, una casa, quindi aprite la porta. E in 6 mesi questo gruppo ha iniziato a separarsi, quindi c'erano alcuni si sono trasferiti e ci siamo resi conto che se si centra il problema in questo caso era di queste persone bevevano perché era l'unico modo per sopravvivere per strada, e avevano creato questa forma di cooperazione che andava un po' rotta, diciamo spezzata, e questo ovviamente può essere fatto solo analizzando le diverse situazioni, non pensare che ci sia una soluzione unica per ognuno e non pensando che ci sia un comportamento di dipendenza assoluta e basta, tra virgolette detto. Cioè non c'è una sorpresa se ci sono delle persone di Manchester, delle persone povere che finiscono per bere, e se cercano di vendere delle sostanze alle persone ricche, non c'è niente di sorprendente, fa parte del nostro grande sistema economico che abbiamo creato. E quindi dobbiamo capire innanzitutto che se le persone sono supportate, sono sostenute, e a essere parte della società, se vengono spinti a capire che qualsiasi sostanza introduciamo nel nostro corpo è qualcosa che deve essere normalizzato, ovviamente qualcosa che può provocare una reazione, ovviamente anche le agende pubbliche sono importanti e tutto ciò che viene fatto. Ci sono tantissime contraddizioni, mi sto riferendo a alcune di esse. C'è un ospedale, per esempio, nella mia città, dove loro ti controllano quando entri in questo ospedale, come quando entri in una prigione. Però peccato che le droghe vengono introdotte direttamente all'interno dell'ospedale, si chiama direttamente col telefono e le persone ricevono le droghe dentro l'ospedale, però ti controllano quando entri. Quindi ci sono delle contraddizioni molto forti e noi dobbiamo capire che bisognerebbe riguardare, riconsiderare un po' tutto il sistema. Bisognerebbe capire che quello che accade per strada è qualcosa che non è riconosciuto neanche dai servizi, che noi non vediamo, e dobbiamo cercare di capire se noi vogliamo essere parte del problema o parte della soluzione. Non so se ho già superato i 20 minuti. Ho già superato i 20 minuti? No, mancano altri 5 minuti. Se vuoi intanto avviarti alle conclusioni, ma hai altri 5 minuti. 5 minutes more. Yeah, okay. So, bene, grazie. Vorrei ora riflettere su appunto il mio movimento di persone che sentono voci. È qualcosa di critico per il forum appunto in cui siamo. Noi abbiamo creato questo movimento che è un movimento molto grande e noi sappiamo che noi dobbiamo parlare con la gente perché si sviluppi la consapevolezza di quello che realmente significa udire delle voci. Perché io posso dire tranquillamente alle persone che io fumo, ma non posso dire tranquillamente che sento delle voci, quindi è molto importante che se ne parli, ci siamo resi conto di questo. E la conoscenza, il sapere, no, diffondere, c'è una relazione molto forte tra le persone che hanno un potere di intervenire e la libertà delle persone.
come ha detto Martin, l'importanza delle persone, no? Di dare valore alle persone che parlino delle loro emozioni come individui, e noi come appunto lavoratori, operatori, dobbiamo portare le persone ad affrontare quelli che sono i loro problemi, a parlarne tranquillamente. Questo è un problema di onestà che secondo me è quello che crea, diciamo, veramente un contatto tra le persone. Quando si lavora in questi ambiti è chiaro che bisogna capire innanzitutto le persone, e bisogna capire perché molte persone si trovano nella situazione in cui si trovano, e molte volte anche le persone che spacciano le droghe si trovano in questo settore semplicemente perché qualcuno della famiglia era qualcuno che spacciava prima, no? Pensiamo al caffè, no? Ho appena bevuto una tazza di caffè stamattina, no? Ma quello che voglio dire è che bisogna riesaminare quelle che sono le relazioni umane, e la creazione della comunità è molto importante, è molto forte. È quello che noi cerchiamo di fare, cercare di creare una comunità nuova che vada al di fuori di quello che è mainstream e tradizionale, le idee tradizionali di come si vede la comunità. Come ha detto Martin, dall'esclusione all'inclusione, capire i processi, in questo modo dare valore alla vita delle persone, e questo potrebbe includere anche le persone per strada che vendono la cannabis perché vogliono migliorare la loro vita per se stesse e per le loro famiglie. Noi bisogna sapere quello che succede anche al di fuori delle nostre case, delle nostre vite. Una cosa che mi piacerebbe anche evidenziare, c'è una pubblicazione molto interessante di Will Hall, che forse conoscete, che ha esaminato questa idea e parla della riduzione del danno e anche della riduzione delle medicine psichiatriche. Quindi parte dalle regole, diciamo, della strada, e le applica alle medicine psichiatriche, perché le medicine psichiatriche, come ho detto prima, alcune volte creano delle reazioni molto forti nelle persone e possono creare dei danni enormi ad alcune persone. Ci può essere un impatto che crea una cerca di psicosi, un effetto rebound, no? La dopamina viene soppressa e quindi improvvisamente ti senti come se il tuo corpo sparisce, ha un effetto fortissimo. Quindi bisogna sapere quali sono le reazioni anche delle persone che prendono le medicine, e le persone che hanno questo tipo di problemi hanno problemi come le persone che utilizzano le droghe, e bisogna capire cosa dare a queste persone che possa sostituire il problema che li porta all'origine di assumere delle medicine o di prendere delle droghe per strada. Quindi c'è un aspetto in comune, e non stiamo parlando semplicemente di dipendenza, ma stiamo parlando di nuove relazioni con le sostanze, l'importanza che hanno nella tua vita, e se le togliamo dalla tua vita, con che cosa dobbiamo sostituirle, di cosa c'è bisogno nella tua vita per aiutarti a fornire l'aiuto che le medicine psichiatriche ti davano. Quindi non si parla solo di eliminare, e non si sta dicendo se tu prendi le medicine sei un bravo ragazzo, se non le prendi sei un cattivo ragazzo. Questa è l'agenda, deve includere il fatto che ognuno deve avere l'informazione che ha bisogno per portare avanti le scelte che vuole compiere. Quindi rispetto della persona, si parla di scelta, di essere in grado di avere delle reali possibilità. Si deve dire, avere la possibilità di dire: io non voglio prendere questi antipsicotici perché mi uccideranno a 20 anni. E probabilmente ci sono diciamo che la reazione può essere diversa. Quando si dice una cosa del genere si può proporre una medicina diversa, però diciamo non c'è così tanta differenza tra quello che fanno appunto gli psichiatri e quello che fanno i pusher alla fine, se si pensate, no? Si deve offrire una alternativa, no? Quando le persone non le vogliono prendere, e gli psichiatri non sono bravi a fare questo, perché che fanno? Vi cambiano la medicina, vi cambiano un oppioide, ve ne danno un altro, vi dicono poi questo non andava. E questa è la chiave, secondo me. Noi dobbiamo capire che si può anche sostituire con qualcos'altro, e questa agenda deve essere introdotta nella testa anche degli psichiatri, per vedere in che modo si possono offrire dei reali cambiamenti per sostenere le persone nel futuro. Molte grazie.
Grazie mille a te di questo bellissimo intervento. Grazie. Anche questo molto Beh. Stimolante. E, niente, abbiamo finito per cui questa prima sessione di interventi, dove la cosa che mi colpisce molto è il rispetto che viene dato alla persona e quindi restituirgli dignità, in quanto ogni persona è portatrice di un sapere e di capacità decisionale e di scelta. E probabilmente proprio vedendo la persona in quest'ottica, anche molti interventi avrebbero più successo, anche molti interventi di cura o comunque di aiuto più che di cura, avrebbero un successo differente se potessero essere decisi insieme con la persona capace appunto di scegliere. Un altro elemento che è un po' emerso da tutti i relatori coinvolti oggi è l'importanza della comunità, quindi di quanto la persona sia inserita in un contesto e di come questo contesto debba modificarsi per poter agire in un'ottica differente. Quindi ora partiamo invece con la parte un po' di discussione. E vedevo già prima, ancora dopo il primo intervento di Susanna Ronconi, che grazie a Zuffa voleva intervenire. E subito dopo vedo già qua che invece Stefano Vecchio, quindi darei prima la parola a Grazia. Mi sentite? Allora, ci sono moltissimi stimoli, mi piacerebbe molto intervenire anche sugli ultimi interventi, però per approfondire bisogna scegliere. Quindi io scelgo di dire qualcosa sulla relazione di Susanna Ronconi rispetto alle potenzialità delle politiche di riduzione del danno. Io sono perfettamente d'accordo con l'impostazione che lei ha dato e quindi con tutte le potenzialità della riduzione del danno, che non è solo diciamo una serie di interventi di sanità pubblica, ma è anche diciamo un nuovo modo di guardare e interpretare i consumi. Detto questo, però, io penso che l'ultima slide che proponeva Susanna Ronconi, come andare oltre la riduzione del danno, debba essere presa molto sul serio per diverse ragioni, io ne dico solo alcune. Intanto, perlomeno in Italia, adesso mentre parlavo mi veniva in mente la conferenza internazionale sulla riduzione del danno che si svolse a Firenze nel 1995, molto indietro giustamente, però insomma era sempre un punto diciamo di lancio della riduzione del danno e soprattutto di un punto di lancio italiano. Ora, se è vero, ho in mente ora a mente la slide di Susanna, che la riduzione del danno ha in sé anche una critica alle politiche che esprimono valori dominanti, senza avere per niente a cuore la salute né delle persone che consumano droghe né del contesto, è anche vero che, per esempio, nella conferenza internazionale di riduzione del danno del 1995, la riduzione del danno fu proprio presentata come strategia non in contrasto con i valori dominanti, come strategia, non voglio dire ausiliaria dei valori dominanti, quando intendo valori dominanti, voglio dire come strategia che non si impicciava della questione della criminalizzazione dei consumatori, che non voleva entrare nelle politiche penali e così via, ma anche per quanto riguarda quello che era allora l'impostazione dei servizi e che in parte rimane di esclusività dell'obiettivo dell'astinenza e comunque della priorità dell'obiettivo dell'astinenza. Io ieri ho fatto riferimento, e secondo me è un punto che dobbiamo approfondire, alle connessioni che c'è tra il sistema dei servizi e il sistema penale, che è molto pressante perché naturalmente c'è tutto il discorso delle alternative terapeutiche all'incarcerazione, c'è tutto il discorso anche di tutta la nuova giustizia, che viene chiamata giustizia di comunità, quindi la messa alla prova,
persone on parole e così via, che sono sotto il controllo stretto dei servizi per le dipendenze. Quindi non voglio ripetere quello che ho detto ieri. Quindi una connessione che, scusatemi, lo devo dire con franchezza, poco inquieta gli operatori sanitari che la applicano. Il fatto che l'abbia decisa il magistrato, che l'ha decisa la magistratura, non voglia dire che questo non debba creare problemi a chi opera in qualche modo dei servizi. Non mi sembra che questo avvenga. La seconda questione, quindi c'è questa, come dire, eredità storico-politica che in qualche modo ha un peso e credo non solamente in Italia. In secondo luogo, è la politica, visto che secondo me è molto importante dare anche giusto peso al linguaggio, è la politica di riduzione del danno. Ancora una volta l'accento è su droghe e danno. Cioè non c'è una visione, come dire, dei vantaggi e svantaggi, né tantomeno dei vantaggi e svantaggi dal punto di vista soggettivo. È riduzione del danno. Tra parentesi, noi sappiamo che, come appunto ci ha spiegato bene il criminologo De Giorgi, la riduzione del danno rientra pieno nel cosiddetto paradigma criminologico attuariale, cioè quello che in qualche modo si limita a gestire, giusto appunto, no, i danni seguendo parametri di efficacia e di efficienza, quindi parametri produttivistici, abbandonando qualsiasi ipotesi di trasformazione sociale, no, e di aggancio quindi anche col contesto sociale. Ma insomma, questo, diciamo, può essere un discorso meno importante di quelli che dicevo prima. Allora, come si può andare avanti? Io non ce l'ho chiaro, dico solo due idee che mi vengono in mente. In parte abbiamo cercato di farlo spostando l'accento dalla dipendenza come perdita di controllo sul controllo, quindi, cioè, diciamo, sulla capacità dei consumatori di esercitare il controllo. L'altra cosa, l'ho accennato ieri, che potremmo fare è il ragionare di più, come dire, sulle diverse strategie di controllo e valorizzare quegli approcci. Io ieri ho citato e lo ripropongo, per esempio come quello di Jim Orford, che ha scritto questo bellissimo libro che, diciamo, diversa interpretazione dei consumi cosiddetti intensivi, che è Excessive Appetites. Secondo me è un testo molto importante, perché, e termino, l'equivoco che in qualche modo sta venendo avanti è che si insiste molto e sta diventando, credo, senso comune, anche giustamente, che la gran parte dei consumi di sostanze sono consumi controllati. Ma rimane, come dire, questo buco nero dei consumi cosiddetti intensivi. Come questi sono visti, come sono visti dal contesto, come sono visti dalle persone. Come dire, va scavato, perché altrimenti l'equivoco è che il consumo controllato è il consumo moderato. Non è sempre così, non è sempre così. Voglio dire, ci sono molte variabili da considerare. Allora, io penso che questo probabilmente nell'ambito, soprattutto, diciamo, di chi opera, potrebbe essere il approfondito, per trovare poi un diverso slogan, una diversa parola d'ordine. Io non so se quella presentata da Susanna, salute e felicità, mi sembra, come dire, un po' al di là dell'esperienza umana, che è molto difficile che sia di salute e felicità. Insomma, da questo punto di vista vorrei ragionarci, in qualche modo.
l'esperienza umana è fatta di salute e non salute, è fatta di felicità e di dolore in qualche modo. Però insomma, sicuramente rompe rispetto alla riduzione del danno. Ecco, è molto poco, però questo potrebbe essere, come dire, un campo da approfondire per il prossimo futuro. Ecco, questo volevo proporre. Vi ringrazio. Grazie mille del tuo intervento che ci ha arricchito ulteriormente. E ora, prima di passare la parola a Stefano Vecchio, invito a chiunque voglia intervenire di prenotarsi pure nella chat, avendo sempre cura di parlare con calma in modo tale che le traduttrici possano tradurre. E poi volevo far notare che nella chat sono stati indicati alcuni interessanti articoli, per cui chi volesse prenderne visione. Passo la parola intanto a Stefano Vecchio. Sì, condivido quanto la riflessione di Grazia. In realtà sono emersi in questa sessione una complessità di temi, di spunti molto interessanti che avevamo bisogno di rifletterci successivamente alla summer, quindi spero che questa summer riesca a dare ad avere una continuità successiva e anche che noi riusciamo a creare una rete e mantenere i contatti con i nostri relatori. Io vorrei focalizzare un aspetto. Intanto questa è una summer alla quale partecipano prevalentemente operatori del terzo settore, ma questa summer vede anche, rispetto anche alle altre, operatori del servizio pubblico, generici, riduzione del danno, ma anche SERD, eccetera. E lo dico questo perché io credo che io vorrei, dando per scontato tutti i discorsi che ha fatto Susanna, anzi considerando il quadro di riferimento che ha fatto Susanna come il mio quadro di riferimento, però io mi faccio un primo interrogativo che vi rilancio anche un poco. Ma in Italia, io stesso ieri ho citato una frase importante di Coleman quando critica il modello dell'empowerment e dice: il potere non va ceduto, no? Ma bisogna che si rinunci al potere da parte degli operatori e soprattutto le persone che vivono le diverse problematiche o che usano droghe o che hanno sono etichettate, diciamo, come folli, devono loro riprendersi il potere, indipendentemente se c'è qualcuno che glielo restituisce, che rinuncia o meno. Ora, è evidente che questa area è molto complicata e complessa, perché per esempio nella realtà nel nostro paese, in Italia, questo tipo di esperienze sono esperienze molto marginali, molto limitate, stentano ad esprimersi, nonostante vi siano delle tentativi di auto-organizzazione recenti e passate, ma possiamo dire che in Italia, sia nell'area, diciamo, delle persone che usano sostanze, sia nell'area anche della salute mentale, stentano, anche se forse nella salute mentale c'è qualcosa in più. Ma io ricordo che quando si costituì in Italia la prima rete Parla con le Voci, e noi provammo a Napoli a organizzare un incontro, giustamente loro ci dissero: gli incontri non vanno organizzati nei servizi, ma fuori dai servizi, perché è altro. Noi dovemmo rimandarla perché ci fu una scissione. E quindi, oltre a Parla con le Voci, nacque Sentire con le Voci, e un po' la parabola, lo dico un po' per scherzare, della sinistra italiana. Io credo che noi dobbiamo interrogarci come mai non si riesce ad andare avanti. E però, contemporaneamente, mi chiedo qual è il contributo che gli operatori possono dare. Perché noi, quando pensiamo, il sistema dei servizi è comunque un sistema che parte del governo delle politiche, sostiene gli stigmi, gli etichettamenti, come diceva Grazia, sta dentro il sistema penale. E però noi, quando parliamo di questo, parliamo dei SERD, di quelli ufficiali. Insomma, in Italia, come in altri paesi, si è diffusa sempre di più una pratica che fa riferimento alla riduzione del danno, che non è solo pratica di servizio, ma sta dentro anche una prospettiva che mette radicalmente in discussione i modelli su cui si muovono culturali, i servizi, quello patologico, medicalizzante, cerca di ridurre i danni della criminalizzazione. E però anche in questi nostri contesti noi stentiamo ad andare oltre, spesso si cede verso l'assistenzialismo, si è sedotti da modelli vari, eccetera. E io ho ammirato molto Ugo Zumburro, che
ha parlato di servizi, perché poi alla fine c'è anche questo. Io mi chiedo, ma quale può essere anche la funzione, il ruolo che in queste aree nelle quali noi siamo impegnati all'interno dell'area, dell'orizzonte della riduzione del danno, con tutti i limiti che queste aree hanno all'interno di un contesto in cui c'è una legge che penalizza fortemente, penalizza, no? che sottopone al sistema penale le persone che usano sostanze, qual è il rischio anche che dobbiamo correre? Perché sì, non è che possiamo aspettare che ci sia un'auto-organizzazione, dobbiamo capire in che modo, e mi sembrava che Ugo in qualche modo ci desse qualche indicazione, in che modo noi possiamo contribuire a facilitare questi processi mettendo in discussione, no? le nostre pratiche, e la riduzione del danno è già questo. La riduzione del danno lavora su modelli di uso e di consumo, cerca di coinvolgere le persone. Certo, fin quando rimarremo solo noi, ci sarà un vuoto dal punto di vista, diciamo, del protagonismo delle persone, però probabilmente la questione è capire quali spazi noi possiamo costruire di negoziazione, quali spazi di facilitazione ai processi di auto-organizzazione, come rischiamo, anche senza avere la paura, tra virgolette, di sbagliare. Quando Zimmerman diceva occupatevi di promuovere la salute, non guardate le patologie, ma pensate alle competenze, incrementate le competenze, lavorate con le persone, non al posto. Beh, cioè, questo mi sembra, è un atteggiamento su cui è possibile muoversi. Poi si tratterà di capire in che modo l'esperienza che ci ha portato qualcosa che somiglia a ENIC, qualcosa che somiglia al gruppo di autoaiuto di cui parla Becker, ma si potrà costruire e autocostruire nel nostro paese. Io però dico, vorrei riferirmi con questo, diciamo, concludo, ricordo quando noi abbiamo scritto a più mani, a più voci, la Carta dei diritti delle persone che usano sostanze, dando la responsabilità alle persone che usano sostanze, ma coinvolgendoci tutti, abbiamo creato un contesto che poi non siamo riusciti poi a portare avanti. Forse dobbiamo costruire qualcosa di questo, riprendere qualcosa di questo genere insieme e cercare di capire come andare oltre, no? E promuovere l'auto-organizzazione, promuovere il protagonismo, perché altrimenti non rischiamo di fare discorsi molto ampi, interessanti, ma rischiamo di chiuderci dentro, diciamo, le nostre aree. E in questo senso prendo anche in positivo sia le cose che diceva Valentina che le cose che diceva Grazia. Certo, c'è uno zoccolo duro di persone che fanno un uso intensivo, che però sono spesso queste persone sono marginalizzate, sono migranti, sono persone che vivono un rapporto tra uso di sostanze e fallimento del progetto migratorio, quindi altri modelli e usi sicuramente nei confronti di questi, io credo che il modello di riduzione del danno, attraversando anche quelle che sono le strategie attuali della cura e cambiandole completamente, sono in grado, ne parleremo anche oggi, sono in grado di poter aprire scenari nuovi. Grazie mille Stefano di queste domande e queste riflessioni. Passerei la parola per rispondere a Ugo Zamburro e subito dopo saranno prenotati invece per parlare Andrea Dainese e Alessio Guidotti. Quindi intanto la parola al dottor Ugo Zamburro, grazie. Allora, Stefano Vecchio, sì, sono molto d'accordo con quello che hai detto, nel senso che bisogna evitare assolutamente l'errore di tenere fuori servizi e cercare, mi è piaciuto, spazi di negoziazione. Allora io posso parlare solo del mio piccolo, dell'esperienza che ho fatto io con degli amici, con dei colleghi. Mi riferisco a Oscar Oliveira, che è stato il leader boliviano della guerra dell'acqua a Cochabamba, che mi diceva sempre: bisogna trovare degli spazi per incontrarsi. Dall'incontro poi nascono delle cose, anche per non rischiare di trovarsi, come diceva Martin, sempre fra di noi che la pensiamo uguale e finisce che ce la cantiamo e ce la suoniamo. Su questa roba mi veniva in mente che, di nuovo, scusatemi, parlo del piccolo, il caffè, ma del resto il piccolo è bello, diceva qualcuno.
quando abbiamo aperto il Caffè Basaglia, abbiamo pensato che era importante incontrarsi anche in una dimensione del, come dire, nella dimensione del piacere. Ecco perché era un circolo all'interno del quale si ballava, si suonava, si presentavano libri, eccetera, eccetera. Che era un modo per fare comunità e soprattutto per scoprire che poi ci si poteva unire fra persone, non solo tra persone, fare il lazzaretto. Siamo tutti gli, tra virgolette, sfigati del mondo, i matti, i tossici, i disperati, eccetera, eccetera. Ma un posto dove davvero poter pensare di globalizzare la resistenza e creare una cultura alternativa che passa sempre anche per la dimensione del piacere. Mi viene in mente lo zapatismo, no? Lo zapatismo quando dice intanto una cosa che dicono i che dicono anche i consumatori, se non sbaglio, no? I zapatisti hanno detto, gli indigeni hanno detto, nulla su di noi senza di noi. Allora, cominciamo a incontrarci, cominciamo a fare delle cose insieme e cominciamo a produrre cultura lì dentro. Ma i posti devono essere attrattivi, perché la gente non entra nei posti dove, come dire, l'idea è che ci sia solo la sofferenza. Allora, quando il Caffè Basaglia nasce con l'idea di dar lavoro a qualche utente dei servizi per il reinserimento socio-lavorativo, in realtà usa questa cosa come cavallo di Troia per fare comunità, perché il problema è fare comunità e il micro mondo deve riflettere il macro mondo. Quindi all'interno del Caffè Basaglia noi cercavamo di far, c'è chi usa sostanze e c'è chi non le usa, c'è chi ha problemi psichici e non ce li ha, c'è chi canta e c'è chi balla, c'è chi suona, c'è chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. Il problema è davvero organizzare degli spazi, fare comunità. E la comunità a me colpivano, scusate, io ho matrici latinoamericane, le madri de Plaza de Mayo, dei desaparecidos, che non per nulla sono riuscite a sovvertire una roba pazzesca come l'ingranaggio militare del dittatore Videla, e la loro una delle loro parole d'ordine è: non hai luce sin allegria, non c'è lotta senza allegria. Cacchio, tiriamo dentro la dimensione del piacere, ma anche per sti poveri operatori, perché gli operatori spesso entrano motivati e escono in un modo particolare. Poi bisogna entrare nelle università, io non so se si può, ma è ovvio che l'università è colonizzata dal pensiero dominante. Allora, una summer school è una roba meravigliosa, scusate se ve lo dico, voi lo fate da una vita, però mi ricordo quando noi facevamo quello che si chiamava pomposamente la scuola territoriale permanente all'interno del Caffè Basaglia, dove parliamo di psicofarmaci a tre voci: un operatore, un esperto per esperienza e un esperto per prossimità non professionale. E tra l'altro, oltre a essere molto più interessanti gli interventi non degli operatori, era anche lì il cambio di paradigma, perché mi ricordo quando cosiddetti utenti dicevano: caspita, da essere uno che era lì bloccato sono diventato uno che forma, tra virgolette, gli altri. La mia esperienza fa pensiero. Finito. Scusate, non riuscivo a ridarmi la parola. Grazie mille della risposta. E prima di passare alle altre due domande, come dicevo prima, invece potrebbe essere interessante chiedere a qualcuno degli altri relatori se volesse rispondere a queste prime suggestioni. Leggevo in chat che Paul Becker era interessato a rispondere, ma poi farei un giro se qualcun altro dei relatori volesse aggiungere qualche riflessione. Yeah, I just wanted to reflect on this issue of creating. Volevo riflettere sull'idea di creare alternative, soprattutto a livello dei gruppi. Dobbiamo pensare agli spazi in cui ci incontriamo, ovviamente le persone che
fumano cannabis pensano di poterlo fare anche all'esterno, no? Quindi è importante che le persone capiscano le loro responsabilità nei confronti degli spazi pubblici. Mm? Devono capire che non possono fare le stesse cose all'esterno o in deporti. Quindi condivido un senso di responsabilità a livello di comunità. Il fatto di gruppi, creare dei gruppi e esaminare queste questioni così complesse è molto difficile, ma bisogna considerare degli aspetti molto olistici. Bisogna parlare di tutto ciò che riguarda le vite di ognuno, no? Che siano appunto l'utilizzo delle droghe, l'utilizzo appunto di medicine varie o qualsiasi altro problema. Bisogna creare un senso come quello bassagliano di ensemble, no? Di stare insieme, quindi parlare primariamente delle proprie vite, quindi creare un attivismo personale, si può parlare di politica, si può parlare del mondo, del tipo di relazione che abbiamo, di determinismo sociale, si può parlare di questo modello di malattia, di patologia, che dei nomi che gli vengono dati, noi del modo in cui lottiamo per eliminare appunto questa etichettatura, bisogna parlare di relazioni tossiche, bisogna parlare di molti aspetti, riferirsi a tutti questi aspetti, quindi creare una comunità attraverso questi gruppi che porta una vera conversazione, le persone si devono sentire una parte della collettività e quindi informare queste persone sul supporto che può essere offerto loro in questo viaggio individuale che dovrebbero compiere per stare meglio. E ci sono delle case di recovery in cui lavoriamo con delle persone molto giovani, sotto i 30 anni, che sono già stati presi, diciamo, a carico del servizio per 10 anni, che sono ingrassati molto perché hanno preso medicine per anni e anni, le loro famiglie hanno perso la speranza, pensano che niente più potrà cambiare dal momento in cui sono entrate nei servizi. Sono delle persone adulte, quindi se tornano in famiglia non sanno cosa farne, in genere le loro vite peggiorano, dopo 10 anni sono solo peggiorate. Questa è la realtà, questo si basa sulla vita delle persone che hanno avuto degli effetti totalmente negativi da queste sostanze psicoattive introdotte nel loro corpo, che ha portato solo a dei peggioramenti. Quindi è delle persone che fumano qualcosa, prendono qualcosa, loro diventano il problema. No, si sta accettando il fatto che alcune persone possano avere le loro vite rovinate dall'uso appunto di medicine e altre persone perché fumano ma non hanno nessun danno, non viene accettato, no? Quindi bisogna affrontare la realtà, vedere perché questa idea egemonica che c'è la malattia, questo è il delirio, questi sono sintomi, tu sei malato, può solamente creare dei problemi alle persone, anche di autostima, di sicurezza in se stessi. Quindi dobbiamo cercare di ricostruire un pochino l'idea che noi abbiamo anche di comunità. Quando noi abbiamo creato questa comunità di recovery a Trieste, noi parlavamo di patologia, parlavamo di significato, di identità, di scopi. Queste erano le cose di cui parlavamo e che trattavamo. Le persone che portavano al collegamento delle persone con la società e che li portavano anche a riesaminare le loro relazioni e quello che veniva fatto per loro. Quindi ovviamente la prima cosa è rimuovere le persone dalle situazioni tossiche in cui si ritrovano, se no non si può fare niente, perché se no non si può creare una relazione o non si può semplicemente dargli delle medicine. Noi dobbiamo eliminare i problemi, dobbiamo risolvere i problemi della casa, toglierli dagli ambienti tossici in cui vivono e poi si può iniziare realmente a costruire qualcosa. Quindi, e questo supporto tra parte di cui parliamo riguarda anche i lavoratori. Tutti dovrebbero essere visti come dei peer, dei pari. Solo a quel punto si possono creare delle relazioni, perché in quel modo le persone si sentono dei partecipanti, non dei facilitatori che ricevono solo aiuto. È una questione di democrazia. Non ci può essere niente senza questo. Questo significa avere dei meeting di comunità. Non parlando della persona, ma parlare con la persona. Tutte queste cose, sono molto importanti, hanno delle conseguenze anche del modo in cui noi lavoriamo come professionisti e possono cambiare il modo in cui siamo, l'intervento e lavorare insieme senza dei livelli,
quindi a fianco alla persona, quindi creare una simmetricità e non avere dei dislivelli che possono solo causare problemi. È una questione molto importante il modo in cui si pensa, anche la cultura, diciamo, di base, come viene messa in pratica. Grazie mille anche del tuo intervento. E Susanna, se vuoi pure intervenire adesso, se riguarda sempre un po' l'argomento che si sta trattando, o altrimenti passo sì, ma non volevo prendere spazio agli interventi dai partecipanti. Comunque, molto brevemente, sull'osservazione di grazia, sulla riduzione del danno, certo, ha ragione, la riduzione del danno nasce proprio nelle maglie del proibizionismo e delle politiche dominanti, e però io credo che quello che sia importante è che da subito la riduzione del danno nasce nella consapevolezza di dover ridurre il danno delle politiche sulle droghe insieme o anche prima dei danni causati dalle sostanze in sé o dalle modalità di assumerle. E credo che ho cercato di dire questo, che questa consapevolezza e questa lucidità ci fosse fin dall'inizio, e poi certamente la riduzione del danno, diciamo, esiste ormai da 35 anni più o meno, possiamo dire. Quello che mi sembra importante è coglierne la storia e l'evoluzione, che non è una storia tutta interna, ma è una storia che si relaziona al cambiamento dei fenomeni di consumo e al cambiamento dei modelli di consumo. Quindi io penso che quelle potenzialità che già c'erano all'inizio, ma che si sono continuamente mediate con il contesto, con l'aumento di consumi cosiddetti normalizzati, quindi non solo col numero enorme di persone che usa, ma anche con l'aumento di modelli di consumo interni e sostenibili vissuti nella quotidianità delle vite, diciamo così, e con il crescere di queste culture del consumo, davvero si sposta l'asse. E quindi io penso che sia importante fare un investimento sulla potenzialità proattiva di promozione di questo approccio, e non solo sulla modalità di contenimento del danno, come contenuto nel termine riduzione del danno. Non so se userei lo slogan di Carla Hart, salute e felicità, anche a me sembra un po' sopra le righe, un po' eccessivo, però è evocativo dal punto di vista del passaggio di cui dobbiamo prenderci cura, no? E quindi mi sembra, come dire, tutta questa storia di 35 anni mi sembra un patrimonio che va messo al lavoro, che va valorizzato. Guardate, non è un caso, e poi chiudo, faccio riferimento alla nostra attualità italiana, e spiego anche agli amici che non sono italiani, ma dopo tanti anni noi avremo tra poco una conferenza nazionale sulle droghe istituzionale, dopo molti anni che l'aspettiamo. E nonostante le nostre mille pressioni, la riduzione del danno non è un tema portante, ma è un angolino, una nicchia del tema prevenzione. Perché questo? Se c'è un motivo politico molto chiaro, cioè il fatto di medicalizzare la riduzione del danno, ridurla a 2-3 interventi importanti, ma depotenziarla completamente rispetto alla sua visione e alla sua potenzialità, perché non è, e temo che quella conferenza non sarà, una sede dove si ragiona davvero di politiche e di che cosa serve alle politiche. Quindi questo era solo una precisazione. Grazie. Grazie mille, Susanna. Ora passiamo alle domande e quindi lascerei la parola ad Alessio Guidotti, e possiamo fare anche subito dopo Andrea Dainesi, in modo tale che poi i relatori abbiano la possibilità di rispondere.
Sì, Alessio dovrebbe attivare il video, per favore. Ecco, perfetto. Grazie. Ok, penso di esserci. Sì, le mie più che... No, possono anche essere viste come domande, cioè come invito un po' a riflettere tutti quanti e prendendo un po' spunto ovviamente da tutto quanto quello che è stato detto sinora. In particolar modo quello che diceva Stefano sul discorso del potere e cessione di potere. E una bella riflessione andrebbe fatta sul fatto che quel potere è costituito nel discorso tra servizi e persone che ne beneficiano, anche che non ne beneficiano, ma ne potrebbero beneficiare, di qualcosa che è fatto di linguaggi e di spazi, che è molto difficile giocare in questi termini su dove al potere bisogna rinunciare. Quindi immaginare chi tra servizi, tutela dei diritti, paladini dei diritti e compagnia bella, chi dovrebbe fare un passo indietro nella rinuncia di potere è qualcosa di molto complesso, però io invito a riflettere che è qualcosa fatta molto, moltissimo su una questione di linguaggi e di spazi che vengono presi, perché sicuramente non si può immaginare questo discorso del potere quando si diceva il potere non deve essere ceduto ma deve essere preso. Certamente, ma con molto realismo, se andiamo a vedere tutta la questione delle politiche e dei servizi, immaginare che i consumatori si armano e partono a questa conquista del potere, bisogna essere realistici, no? Cioè, come Itampud si sta facendo un determinato discorso che incontra tantissime difficoltà, una delle quali quella proprio di consapevolezza, di avere la possibilità, ma anche di imparare a entrare in alcuni linguaggi e in alcuni dibattiti, acquisirle quelle competenze. E in una situazione come quella di adesso, immaginando soprattutto il discorso dei servizi, è ovvio, no, possiamo fare tantissimi bellissimi discorsi ricchi di tantissime cose, ma se non diventa una questione di metodo, sì, dovrebbe diventare un sistema messo a metodo in cui la persona che consuma, alla persona che usufruisce dei servizi vengono riconosciute delle cose. Chiamate la cessione di potere, dice, ma allora così il potere non te lo prendi, ti viene ceduto? Non lo so, sicuro è che immaginare all'interno di un SERD, che rappresenta un po' il massimo, no? Immaginare all'interno di un SERD un'utenza che da sé prende degli spazi, mi viene abbastanza utopistico e anche quasi carnevalesco, no? Quindi ci sta una rinuncia di potere che va fatta e la riflessione va fatta su questo punto, quindi un discorso veramente di metodo. L'altra cosa importante, secondo me, invito veramente anche a una riflessione, quando noi parliamo di riduzione del danno, si occupa delle politiche, si deve occupare delle politiche, in un'ottica del discorso visto dal consumatore, come si risolve l'abnorme conflitto che ci sta, siamo in un paese proibizionista, quanto la riduzione del danno riesce, ha possibilità di farsi carico di questa grande contraddizione, con che mezzi, con che misure, quanti, no, noi come Itampud ci siamo visti rifiutare con molta eleganza, con molta gentilezza, con molta richiesta di comprensione, un video sulla cannabis, un intervento di 5 minuti, perché era un intervento che fondamentalmente metteva in luce il fatto che il grosso danno era la questione proibizionista. Ce lo siamo visti rifiutare con molta eleganza dicendo, però tu capisci, questo è un servizio pagato dalla regione, non dirò la regione, tal dei tali, e entriamo in una contraddizione abnorme. Come fa la riduzione del danno, quella istituzionale? La maggior parte dei servizi di riduzione del danno oggi non è che ricevono fondi da fondazioni private o sono autosovvenzionate, è istituzionale. Come fa la riduzione del danno a risolvere questo spazio, che è lo spazio su cui i consumatori dovrebbero poter avere la voce più grande? Cioè, se noi riconosciamo veramente che i danni della guerra alla droga sono se noi riconosciamo veramente i danni della guerra alla droga e diciamo che la guerra alla droga fa più danni della droga e lo usiamo come slogan, questo poi all'interno dei servizi di riduzione del danno, come si riesce
a risolvere questa contraddizione? Come si riesce a risolvere la questione della cessione del potere e compagnia bella? Di quanto coraggio è necessario? Sì, come Iran, è vero, ci siamo visti rifiutare un video, come con un progetto, altre strade siamo riusciti a fare un flyer dove si dice tranquillamente che senso ha punire chi usa droghe. Quanti servizi riescono a fare un discorso di questo genere? Quanto è possibile farlo per non entrare in alcune contraddizioni? Un'ultima cosa, mi volevo allacciare a tanti, Zumbur, vabbè, dico solo una cosa di quella che ha detto Ugo e il discorso della scuola. Quella è un'altra grande riflessione che andrebbe fatta. Noi abbiamo tutto il discorso degli studenti, dell'università, che troppo fuori da tutta una serie di ragionamenti e di discorsi su cui dovrebbero essere sicuramente coinvolti. Il grande peccato probabilmente si pecca un po', come dice una persona a noi vicino che oggi non ci sta, predichiamo abbiamo il vizio di predicare ai convertiti, cioè di parlare tra di noi e, come ha detto prima qualcuno, di cantarcela e suonarcela tra di noi. E, no, poi una parola sulla conferenza, ma preferisco non di quello che aveva detto Susanna, ma rinuncio per questioni di ovvietà e di political correct, non mi pronuncio sulla conferenza. Grazie della possibilità dell'intervento. Grazie a te Alessio di tutte queste riflessioni importanti che hai portato. E farei fare l'intervento anche ad Andrea Dainese e poi lascerei nuovamente spazio ai vari relatori di rispondere rispetto a queste nuove suggestioni. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io vi parlo come da ex consumatore di cannabis droga leggere, quindi da utente esperto da psichiatrico, ecco, da professore, ma utente esperto nella psichiatria come utente, ecco. E attualmente sto in un gruppo appartamento e cosa posso dire? Che è vero che è possibile sviluppare conoscenze anche attraverso questi dibattiti e la critica interpersonale e personale deve essere indirizzata verso il benessere e il progresso in un'ottica del mondo di persone e degli ecosistemi nazionali e sovranazionali. Quindi dunque, primo, la riduzione del danno si realizzerebbe un approccio scientifico con pratiche del dibattito, informazioni agli adolescenti, partendo dai temi posti, droghe, psichiatria, nella scuola, tra studenti, utenti esperti e psichiatri, se siete d'accordo. Poi due, nel merito della mia esperienza, da quando la mia vita è cambiata, prima in famiglia e poi in comunità, growing up, allora quando ero ancora in famiglia, una parte da volontario, come per dire, no? In un processo di vissuto di benessere che non ripudio, come mediatore fra me e i migrati, in cui c'era lo scambio di culture e mia didattica imparare a comunicare fra lingue diverse, avendo con i soggetti di relative amicizie una cultura anche con un approccio molto difficile nell'esigenza appunto di droghe leggere, perché c'era questa, appunto, ho voluto evidenziare il fatto che c'era questo scambio di cultura, di mediazione linguistica, e sotto questa cultura ci stava, che non è una subcultura assolutamente, no, la valorizzo io, perché c'era lo scambio appunto di passaggio di quelli che noi chiamavamo spinelli allora, no? Cioè, però c'era appunto il problema che a confronto di pregiudizi criminosi da parte delle forze dell'ordine e quindi della politica, confidenzialmente devo ammettere che rispetto all'altruismo mio personale descritto ha vinto nelle mie condizioni di futuro personale da autoperseguire, sempre rimanendo tollerante all'aiuto verso gli altri e i diversi con psichiatri inquilini di GAPI con difficoltà.
Non dimentichiamoci che anche le benzodiazepine sono droghe, voglio dire, sì, con sostanze psicoattive, vabbè, questa è una cosa che è assodata, però non so cosa dire in merito, ecco. Io continuo a prendere, devo stare bene con quelle, perché certo è che il pensiero dominante attuale mostra segnali di ritorno al passato, noi in questo caso dobbiamo opporci per la qualifica e il rinnovamento della sanità psichiatrica. Ecco, niente di più. Grazie mille di aver condiviso la tua esperienza e questa riflessione. E chiedo ai relatori se volevano dire qualcosa in merito agli altri due interventi. Well, maybe I can start now. I have some comments. Vorrei fare alcuni commenti sull'idea che sia facile avere il potere. Io penso che sia davvero difficile per le persone che hanno totalmente disorganizzate, che vivono nella strada, andare a vedere ad esempio un dottore, non ci pensano neanche, quindi non possono pensare che vogliono cambiare, che vogliono lottare, quindi non ci si può aspettare che gli utilizzatori di droghe partecipano in questi sviluppi clinici, in questi modelli clinici che vengono sviluppati. Penso che bisognerebbe pensare in un nuovo modello di servizio che venga offerto e investire realmente su questo modello, che porti anche a un'apertura, a un dibattito. E secondo me dovrebbe essere incluso appunto nella idea, nel modello di prendersi cura degli utilizzatori di droghe. Mi è piaciuta molto l'idea appunto della comunità, è molto importante. Ed è questa l'idea che io credo dovrebbe essere sviluppata. E dovrebbe aprire il dialogo, si dovrebbe aprire il dialogo tra le persone che utilizzano e il resto della società, creando appunto dei ponti. È molto importante l'utilizzo anche delle parole, del linguaggio, quindi utilizzare delle parole diverse, un linguaggio diverso che non connoti in modo negativo gli utilizzatori di droghe. Penso che sia anche importante iniziare ad aprirci in modo più diretto a un contatto con queste persone. Noi abbiamo visto che le soluzioni migliori vengono proprio fuori quando ci si apre a queste persone, quindi un approccio molto pragmatico. E questo aiuto tra pari è quello che dà più risultati. Creare uno spazio di sicurezza per queste persone è fondamentale. Quindi è questo modello di capitalismo sovrastante, no? È oppressivo, crea un sacco di problemi nella vita di tutti noi, tutte le persone. Non c'è spazio per tutti, non ci sono soluzioni per tutti. È un circolo vizioso, come sappiamo. E le persone ovviamente più vulnerabili possono avere dei problemi maggiori. Quindi quando si parla di empowerment c'è una connessione reale con quello che succede nella vita. C'è stato fatto molto fino a questo momento e ci sono ancora molte cose che devono essere fatte. La promozione dell'aiuto tra pari è qualcosa assolutamente di fondamentale. Io penso che un passo alla volta si possano raggiungere, ottenere dei miglioramenti, e alcuni commenti anche vorrei fare su droghe lecite, l'idea della medicalizzazione.
Questo è successo in tutto il nostro secolo, da quando le industrie farmaceutiche hanno acquisito il potere, sono diventate un poco i padroni, no, del mondo. Ma per gli utilizzatori io penso che bisogna che vengano informati di quelle che sono le reazioni, perché se io ovviamente ho bisogno del metadono, di una benzodiazepina, mi deve essere detto quali possono essere gli effetti negativi. Bisogna essere informati su se stessi, sul corpo, su come il corpo può reagire all'utilizzo di queste sostanze. E ovviamente ci possono essere delle reazioni diverse, quindi si deve trovare un aggiustamento per ogni persona, perché le reazioni possono essere diverse. E poi io penso che alcun tipo di attivismo è diventato un po' cronico, no? E molte organizzazioni hanno creato dei servizi che sono poi, diciamo, invischiati in una dipendenza con lo Stato e con le istituzioni anche, no? E questo ha creato dei problemi. Quindi bisognerebbe, diciamo, sviluppare l'idea di creare una comunità, di creare dialogo, perché penso che sia l'unica soluzione possibile, questo scambio di sapere, di realtà, è qualcosa che è realmente utile, e penso che questa è l'idea che dovrebbe essere sviluppata. Grazie. Grazie mille dell'intervento. Vedo anche sulla chat, in linea con quello che dicevi, il fatto di che c'è necessità di creare spazi di incontro. E siamo quasi allo scadere, mi domando se c'è qualche altra riflessione di qualcuno di voi relatori che volete apportare, o forse c'è tempo per un'ultima domanda. Altrimenti, ecco qua, Valentina Mancuso, prego. Mi sentite? Sì, ora ti sentiamo. Ok, perfetto. No, niente, volevo fare anche una piccola riflessione, nel senso che in realtà da aggiungere o ben poco, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso. E il fatto che credo che in Italia in realtà come Italian Food and Chemical Sister esistano e siano riconosciute, magari non tanto a livello istituzionale, anche se questo piano piano sta capitando, visto che abbiamo da poco ricevuto l'invito a partecipare alla conferenza nazionale, ma anche e soprattutto a livello sociale e all'interno della società civile, credo che sia di fondamentale importanza per permettere alle persone di non solo riconoscersi, ma anche di essere riconosciute all'interno della società. E come dicevo prima, la parte attiva dei diretti interessati è realmente importante per poi andare, o comunque permettere ai servizi di andare a ragionare su quali sono i reali bisogni e quindi andare poi a strutturare delle risposte appunto funzionali. Prima si è parlato di potere, come ha scritto Baker, il potere del linguaggio è, secondo me, è uno degli strumenti più importanti per arrivare poi a vincere anche determinate battaglie politiche. Ma se noi consumatori veniamo continuamente definiti tossici e siamo noi i primi a definirci tale, come pensiamo di poter avere credibilità di fronte alle istituzioni e ai servizi? Se siamo noi i primi a stigmatizzarci, come possiamo pensare di avere il potere di rivendicare, non il potere, di avere la possibilità di rivendicare i nostri diritti? Quindi appunto sono assolutamente d'accordo sia sul potere e sull'importanza del gruppo dei pari, come avevo già detto precedentemente nel mio intervento, e anche sia sul potere del linguaggio stesso come veicolo di presa di potere. E poi quando si parlava di potere mi era venuto in mente tutto il grande tema del piacere, che già
di cui già si parlava prima, soprattutto con Chemical Sister, nel senso che il nostro potere di rivendicare il diritto di provare piacere è un diritto che soprattutto nelle donne è sempre stato oscurato nella società, è una delle battaglie che continuiamo a portare avanti come collettivo. Grazie mille Valentina, grazie di questo ultimo spunto di riflessione, anche questo molto arricchente anche sulle Chemical Sisters, che è una realtà che appunto ho avuto modo di conoscere non troppo tempo fa, ma davvero importante. E se non ci sono altre domande o altre riflessioni, potremmo avviarci alla conclusione. Quindi...